Potrà sembrarvi assurdo, detto da me, ma con tutte le challenge Pokémon che ho completato, io non ho mai giocato in Hardcore Nuzlocke Pokémon Nero 2 e Bianco 2. E siccome sto portando avanti il progetto di completare il Pokewood con tutti i film, tra l'altro alle ore 21 portiamo in live su Twitch Gli Invasori 4, l'ultimo film di questa saga, ho deciso di aggiungerci proprio in Hardcore Nuzlocke, dato che alcuni film sono sbloccabili solo post-Lega, e ho colto l'occasione per portare questo gioco con questa sfida che non mi era mai capitato di provare prima. E quindi sì, in questo video vedrete le mie avventure fino alla capopalestra Velia. Ovviamente ho attivato la modalità ostacolo. Buona visione. E lo starter è Tepig, ovviamente. Perché è più forte. Vuelios el Mayalon. Io credo che Tepig sia il miglior Pokémon in assoluto da prendere come starter a Uniman. A parte che si mangia Artemisio. Vuoi dare un soprannome al Pokémon? No, come al solito sapete che io i soprannomi nelle Hardcore Nuzlocke non sempre li do, anzi abbastanza raramente. Sono un po' arrugginito su sti giochi qua, quindi... Certo che la prima palestra con solo tre catture... con solo due catture... No, bene, abbiamo di più, scusami. Abbiamo percorso 1 e Fattoria Venturia, saremmo 3v3, no? Wow, è già il 6. Vai. Starter 19-20 e Venturia. Ok, va bene. Ma si può fare, eh? È che Comor diventa molto... Dipende se è worth. È worth? Questa è la domanda. Perché avere un Comor più difficile non è bello. Vi ricordo che questo Oshawott è al 6, ma è come se fosse al 5. Preparati allora. Vai, prima cattura, tradimento, Purloan, evviva. Immagino che sia quasi scriptata sta cattura. Vai, comunque Purloan è il nostro uomo. Per favore. Bene. Micio è il nostro uomo. Vai, Nardo, fallo. Ale. Se non trovi Lillipop piange un pochino. Un po' sì. Allora, possiamo provare a skipparla, ma non è che sia garantito, eh? Overall conviene tirare dritto in questi tile, se dobbiamo essere... Oh okay. Sì! Oh sì! Le Usix Machinari. Cagnolino! Niente, raga, niente Stoutland in questa Hardcore Nuzlocke, siete contenti? Minchia, ma ho Pokéball, allora, oddio, Pokéball. Puoi gentilmente... Thanks. Boh, abbi macro forza. A godere. Godiamo tutti insieme, dai. A godiamo tutti insieme, dai. Con tonali alla snai, ai. A godiamo insieme, dai. A godiamo un sacco. Morirà la prima palestra. Beh, questo lo posso evolvere istantaneamente, no? O sbaglio? Vai, Meryl. Ora sei nostro amico. Prima evoluzione, molto presto, devo dire, eh? Vai, vieni qua. La P2 è post-game. Ok, capisco. Uscirà uno short a riguardo, sappiatelo. Vai! Non abbiamo neanche una mossa offensiva su Meryl. C'è un unico plan che ha senso, no? Spammino di colpo coda. Occhio che siamo già a meno 2. Fanno un terzo, vedi cosa fa lui. Ok, lo tanchiamo. Crit dentro Purloan con lui a meno 2. Ok, easy. Ok. Bene. Beh, Tepig, vai. Nel senso, poi se sei in difficoltà switch dentro Meryl. Effettivamente potrebbe essere un'idea. Però non credo che lo faremo. Vai, butta giù scimmietta e via. Dumfries Center. Però diciamo che ha detto ora o mai più. E quindi l'allenatore dell'Uganda è proprio lui. Colui che fece autogol in un Roma-Lazio tipo degli anni 2000. Meryl, sta cosa qua non doveva succedere, eh? Novar. Sì, il cognome di Poli al singolare. Esatto. Che è curioso, se non altro. Bravo, Meryl. Guardate se mi tocca giocare rotolamento, ma... Bravo, Meryl! Che lavoretto è questo? Complimenti. Dai. Allora, lui, ho visto il video di... Chi cazzo era, ragazzi? Era Johnstone? O come straminchia si chiama? Un americano? Ha fatto un video in cui ha completato sto idiota. È impossibile finire questa quest. Lui ce l'ha fatta.
Voi come la vedete? Quasi Kaizo Iromonesca, vi direi. Quindi, secondo me, entrare con Meryl e spammare Riccio Scudo rotolamento è l'idea migliore. Se vediamo che andiamo in difficoltà su Lillipup, possiamo valutare di switchare pur Luan, indebolirlo un po', magari sparare due Turbo Sabbia o Ruggito e poi entrare di Tepig e provare a farlo. Buon lavoro, Tepiggo. Portacela a casa. Oh, Tepiggo, portaci a casa. Non devo mai infangare un meme storico così, è l'errore. Pelippo rimane Pelippo e Tepig rimane Tepig. Braciere sarà al 50%? Assolutamente no. Bene. Pronti a vedere burn di Braciere? Guarda qua. Eppala. Chiedo scusa a tutti. Purtroppo ho attivato i cheat di nascosto, a quanto pare. Questa invece non può burnare, perché sto leggendo lo script, questa non burna. Questa... Ma sì, mi rovino. Questa burna. Sarebbe stato incredibile. Ho usato... Ok. Nel senso, sapevo di reggere un crit a meno uno, mi sono spaventato. Sto roba, attacco rapido. Io se sento proprio puzza di speed tie, ragazzi. Non so voi, ma... Siamo qua, non lo so, A sensazione, switchare dentro Meryl è safe, io lo farei, sinceramente. Io ho intravisto una speed tie possibile qua. Secondo me qui abbiamo smurfato switchando. Allora, bene, ci siamo. Mi piace che i tuoi adepti hanno a disposizione un intero campo di battaglia e tu sei su una pedana de merda. Vai. Signor Patrat, non critti subito, per favore. Grande Meryl. Ok, cuor di leone. A me sta bene se si tappa, tanto io... Cioè, nel senso, sta bene una parola molto pesante da dire, però. Rotoloni Regina. Perfetto, ho vinto. Allora, se non misso, ho vinto. Vai, Meryl. Se non misso, è easy win. Wait, perché non è entrato Lillipup? È entrato Lillipup e non Pidav? Quindi la CPU di questo gioco è... Andremo! Insisti, lui ha più uno, dobbiamo voidare dei crit. Ok, bacca. Però ve l'ho detto, tanto è coin flip sta roba, quindi... Sai che la vedo male per Meryl in realtà? Nel senso... A parte crit di azione, che in caso ci sdruma, ma... No, beh, no, però Pidav lo tanchiamo, dai. Sì, è fatta, in teoria. Nonostante il miss è fatta. Meryl è un... Allora, devo dire che... Rotolamento e Riccio Scudo sono un ottimo modo per superare queste palestre che sono coin flip. Grazie, palla blu! Sei stato veramente incredibile. Venipad sarebbe ok. Se no, Pidav. Venipad. O si Waddle. Sì, ma il typing di Livenny lo penalizza troppo. No, prendiamo Scolipad. Sapete perché ci ho pensato? Perché Livenny mi piace molto più di Scolipad come Pokémon. Livenny mi piace tanto. Cioè, no, non è vero che mi piace molto di più, esagero. Però l'ho rivalutato molto nel corso del tempo. Ora sono un grande fan di Livenny, mi piacerebbe giocarlo. Mentre Scolipad... Ok, bene. Ma... Basta! Basta, basta, non possono essere tutti Riccio Scudo rotolamento. Questa hardcore Nuzlocke ti farà rotolare. Ma basta. Metti Meryl. Dai, facciamo sta cattura, su. No, Pidav. Oh, ma perché Magby? Un altro tipo Fire, immagino. Può avere il Magmortar per livello? No, no, è Vanilla, quindi non ho attivato le evoluzioni tramite scambio, raga. Ah, giusto, ciao. Ok, abbiamo Pignite. Questo è il tipo, il Pokémon su cui dobbiamo contare per Velia, suppongo. Non credo che ci sia molto altro da trastare. Domanda, io ho Azumarill. Si evolve al 18 Meryl, no? Vai Meryl, ritorno. Sta palestra è incredibile. Guarda questo dettaglio qua. Prima volta che noto questo dettaglio qua, forse. Cioè, più scendi, più la musica si fa forte, capito? Dove? Dove è nel 2023 questa cura? Dove è? Allora, io adesso entro e voglio la chat tutta in coro che fa lo spelling. P-O-K-A. Ho sbagliato. Aspetta. P-O-K-E-N-O-N. Pokémon! Quanto minchia vorrei suonare in questa band. Tra l'altro lei credo che sia un modello a parte. Campione, benvenuto.
Questo è un Pokémon molto forte. Se impara le giuste mosse. Non so quanto lo sia in effetti in quinta gen, ma... Vai. Musica che si spegne. Oh, guarda, ho visto adesso il graffito dietro con Weezing. Tutto bellissimo. Crapo versus Velia. Ah, giusto, Wigglytuff è da Protect, quindi sì, rotolamento un po' cursato. Credo che giocherò di ritorno. Guarda quanto è cattivo sto basso, porca troia. Azumarill in ritorno in Tuplan. Questo credo che sia due hit. Aveva una baccarancia. Non mi sembrava di averla vista nel set. Va bene, ok, no problem. Io ti direi ritorno, che se vai a poca vita... E beh, ok, muore. Però nel caso avrebbe usato una pozione qua, sarebbe stato ottimo. Grimeros. Questo secondo me potrebbe addirittura essere one shot. Quasi. Veleno shock, ma non siamo avvelenati. Si gode. E il danno è abbastanza insulso. Beh, il fatto di aver preso Meryl macroforza forse ci facilita l'early game, ragazzi. Azumarill non ha alcun senso. Vai. Livello 19, noi siamo, vi ricordo, al cap della modalità normale. Mi ero dimenticato che cambiava la... un po' la host, la tonalità della parte finale della host cambia. In generale la tonalità di tutta questa host non è esattamente la stessa host di Nero e Bianco. Ritorno. Fa un canguro nero su un foglio bianco. Risalta. Ciao Creepy numero 1. Grazie mille, Caputz, per il nono mese. Ecco, questo non è piacevole. Noi abbiamo la bacca e va bene. Va bene. Bola raggio in tuo ritorno dovrebbe essere easy win. Peraltro non rischio il... Lui è più veloce di me. Quanto mi fa veleno shock? 8, 13... Oh, fuck, c'ha la citrus. E in realtà vado giù di crit qua, probabilmente. Forse provo, faccio un switch. Sono a qualche roll di crit. Credo che Pignite sia abbastanza tranquillo. Into Pignite non rischiamo un cazzo, non ha senso. Sai cosa? Ritorno into crit, into veleno. È una loose condition garantita. Switchiamo. Oh, fai nitrocarica così andiamo più veloci di lui. Ora lui ci fa esattamente 25%. È sorprendente. Però in teoria nitrocarica. Ok, abbiamo la bacca. Merda. Ok. Che ora siamo giù di crit. Lui curerà. E non è giù di due nitrocarica, secondo me. Ora sono più veloce. Il problema è che non è giù di due nitrocarica, secondo me. Però Brasher. Perché lui ha poca difesa speciale rispetto alla fisica. Devo davvero rischiare un crit su Pignite? Devo rischiare davvero un crit? Qua se arriva l'urtamento su Venipede l'ho perso a caso. Crit realisticamente ci butta giù perché ci fa esattamente 25%. Vabbè, sono più veloce. Magari burn. No crit. Va bene. Facile, ma potevo essere un po' più... potevo giocarmela un po' meglio, in effetti. Intanto veniamo queste agenti del Team Plasma, vai. Vai. Devo già far loro o devo andarli a raccattare più avanti? Trita sto idiota. Questa è pazienza, ma direi che muore comunque. Vai. Vado a raccattarli rapidamente. Questa è simpatica, tutto sommato. Doverti far tornare indietro sui percorsi e cercarli è una roba che mi è piaciuta. Allora, senti, Zondopoli, rientriamo nel cuore dell'hardcore Nuzlocke. Ora abbiamo a Austropoli 3 catture, giusto? Abbiamo Fogne, Giardino e percorso 4. Viaggio in notturna verso quel di Austropoli, signori. Oggi non so perché ho super sete, mamma mia, che bello. Vogliamo fare un po' di lotta SPA, si è messi bene in teoria di livelli. Potrei anche darmi una caramella rara a tutti e portarli al 20 per sicurezza. Ah, tra l'altro, ciao Purluan, vai. Che champ questo Pokémon. Luminopoli che è 3 volte più grosso e 5 volte più vuoto e impadrice di fronte a Austropoli comunque. Sì, il problema di Luminopoli è che secondo me, essendo in 3D, è un casino. Cioè, quella città lì è davvero un bordello cosmico. Livelli 18, ok, va bene. Oh, sì, ha la stella del cinema, che bello vederla. Vorrei che tutti i miei Pokémon nella Lega avessero la stella del cinema. Devo fare tutti i finali bizzarri. Allora, niente, regà, è il momento. Uno degli spot più belli e più soddisfacenti per un giocatore di Nuzlocke in cui catturare Pokémon si sta per tramutare forse in Trubbish. Um, 30% purtroppo di beccare Trubbish, quindi... Fair enough, però... Concedetemi di essere triste. Vabbè, nel deserto avrò altre chance di beccare i classici Pokémon di quest'area. Ciao Trubbish, benvenuto! Sono contento. Non è una fuga facile, vero no? Da qui si può entrare nelle fogne, quello sì che è un posto sospetto. Vai.
Il tizio lì non mi dà più una pietra evolutiva, né? Stavo pensando. Oh, cazzo, doppio... Oh, vero, me l'ero dimenticato per un attimo di sta roba qua. Oh, doppio encounter. Credo che se ne avrò l'occasione prenderò Zubat, raga. Nah, è troppo rischioso. Prendo i repel, raga. Oh, sì. Senti, affrontiamo sta gente. Oh, sì. Vai, affronta ste reclute. A sto punto poi facciamo antico sentiero, fogne, se becchiamo... Ratta le fogne, giardinetto in tucottoli, altrimenti schippiamo giardinetto per avere poi Audino sui percorsi a sciroccopoli. Scegliamone uno a caso. Tanto ormai Trubbish, quando è? Tu non ce l'hai questa icon, stupido di Watt. Ma non sto neanche a tirare di trondata, ritorno, basta e avanza. Ok, forse non contro Scraggy, ma forse anche sì. Appena trovo un Audino torno a fare la cattura. Tanto per Artemisio non credo che un Pokémon come Whimsicott possa tornare in alcun modo utile. Vabbè, ok, Azumarill è rotto. Meno male, sono quasi contento che alla palestra di Artemisio non mi facciano giocare Azumarill, perché puttana troia che Pokémon che è quello. Momento cattura, momento cattura. Zubat sarebbe l'outcome migliore qua. Nice, allora skippiamo. Bello, Golbat dovrebbe mangiarsi Artemisio. Viene il dubbio. Zubat si evolve al 22 o al 25? Perché in caso non ce l'abbiamo se è 25. Skippiamo la cattura da Austropoli, eh? Scusatemi, avrei voluto gasarvi un po' di più, ma Drill Ball preso. Voidato l'incubo Onix, abbiamo uno dei Pokémon più forti della storia delle hardcore Nuzlocke, secondo me. Probabilmente insieme a, boh, Gyarados. E boh, Garchomp. Credo che sia in top 5 Pokémon più sbroccati che vuoi sempre prendere nei tuoi Nuzlocke, perché sono dei padri. Uno, due, tre. Affanculo, dai, stavo per urlare Talpa! E invece mi toccherà rifare la gag, ma adesso l'ho pure svelata, quindi è tutto finito! Uno, due, tre, Talpa! Ok, portiamo tutti i Pokémon al 23, Coleomorso, grande mossa. Ragazzi, io penso che finirà qui la lore di rotolamento, nel senso che Protect serve su sto Pokémon... Veleno Code è una stab. Temo che si concluderà qui la triade dei rotolamenti. Nel senso, prima posso togliere Riccio Scudo, capiamoci. Ma la prossima è rotolamento. Bene. Bene. Whirlipede! Palla di veleno. Bella linea evolutiva quella di Venipede, Whirlipede, Scolipede. Sempre chiamati così da piccolo. Venipede, Whirlipede, Scolipede. Vienimi a dire che ho ragione. Pipistrello! Ale, cioè, voglio vedere come Artemisio gestisce sto Pokémon. Sono proprio curioso. C'è un livennio, è incredibile, ha una mossa con le 8 ore erba. Pipistrello! Attacco d'ala! Vuoi farlo diventare subito Crobat? Beh, essere un'idea. Beh, sarebbe stupido non farlo, no? Adesso immagino che Crobat alla prima Rare Candy si evolverà. Vai, palestra di Artemisio! Potrebbe tirare. Scusatemi, io non ho... Rifacciamo. Uso il potere del viaggio nel tempo. Anzi, facciamo... Questo è il rumore della macchina del tempo. E secondo me appena tiriamo una caramella rara, adesso Golbat dovrebbe evolversi. Ed ora, pronti? Per quella che è mia opinione personale, che è vera oggettivamente però, la palestra migliore della storia di Pokémon per estetica. Mi dispiace, amore, la host della musica della palestra di Artemisio di mio padre rimane durante il sesso. Sto posto è incredibile, siamo d'accordo, vero? Non potete non essere d'accordo con me. Non ho così... Però questa qua è la roba finale. Non avevo considerato quando ho livellato molto Azumarill che ci sarebbero stati dei Dwebble, per cui Azumarill è la risposta migliore. Ci ho detto, direi che ci siamo. Sai invece cosa succede, Golbat? Che ora ti spuntano due ali. In più. Ne hai due? Queste sono quattro. Oh, e sì. Questo è Crobat. Spammare per pipistrello triste. È molto triste in questo sprite, Golbat. Guarda com'è giù di morale. Vi propongo un patto d'acciaio. Di rame. Battaglia con Capo Palestra. Poi pipì per me. Siete d'accordo? Dovete darmi il vostro consenso per andare in bagno. Questo nella costituzione di questo canale c'è scritto che io devo chiedere il vostro consenso per andare in bagno. Posso andare in bagno o vi devo pisciare sulla cam? Nel caso poi il VOD è solo abbonati ed è in esclusiva su OnlyFans. Oh, sì. Vai.
Oh, sono frizzato con la cam. Ma quanto sarà contento l'editor di editare questa roba. La cam è frizzata. Ma che bello. Ma che bello. Ciao amici, sono qui Azumarill, stella dello spettacolo. L'editor dovrà editarmi con la, con tipo la mascella che si apre tipo PNG. Bene. Bene, io farò sprecare delle pozioni su Dwebble, perché nel senso, perché no? Vai. Al merda. La cam è bloccata di nuovo. Odio questo lavoro. Bene, va al controller e va la cam. Dwebble, esplodi. Fermi tutti, è successo il miracolo di Natale. Vai il controller e pure la cam. Un miracolo, nessuno si aspettava tutto questo. Azumarill il livello 25, chi se ne frega. Sdoppiatore. È una grande mossa. Ma abbiamo ritorno, sti cazzi di sdoppiatore. L'unica cosa che si sdoppia è tra un attimo la mia cam che inizierà a impazzire. Ozzy, l'unica cosa è se fa meloderba. Io potrei addirittura provare a fare una giocata abbastanza furba, cioè Strobo Aero Assalto, quindi Pig Knight non benissimo. Trubbish, io ti faccio sta play. Proviamo a far addormentare Trubbish. Adesso io sono il più grande giocatore di Pokémon che si sia mai visto. Trubbish addormentato, in questo modo Crobat ha una free switch senza beccarsi da sleep e killa Livennim. Sarò il più forte? Ma forse, dicono. Bene, ciao. Easy win, Crobat sweep. Crobat ha già vinto. Crobat ha già vinto, se, cioè nel senso, se fosse una gag potrei tipo velocizzarvi tutto, fare e shottare ogni cosa. Ma non penso che Crobat possa legit perdere in questo contesto. Bene, ciao Carrablast. Qui toglie Swadloon e prende sti due idioti. Che cazzo ha retto sta roba? È così resistente Shelmet come Pokémon? Beh, ok, Artemisio è stato distrutto. Ok, va bene. Quel che si chiamava questo dispositivo acro, era l'acro congegno, giusto? Eccoli qua. Ma devo menarli, no, vero? Chissà se i Crustle siano stancati di starsene qui con il peso della loro roccia sulla schiena. Quelli del Team Plasma dicono che bisognerebbe riconoscere le potenzialità dei Pokémon e liberarli dal gioco degli umani. Ma io non sono d'accordo. Al contrario, dovremmo valorizzarli e spingerli a tirar fuori il loro potenziale. Bello poi giocarti anche su Ultrasole, eh? E ora lascia che verifichi di persona se sei un allenatore capace di far emergere il potenziale dei Pokémon. Per l'appunto. Vai. Vai. Azumarill, stella del cinema, dimostra anche di essere una stella del sesso. Idrondata. E anneghiamo sta calamita. Che però ha vigore in effetti. Ma se anche fa scintilla mi farà, sarà 25% meno. Beh, era ovvio. Aspetta, ha proprio scontato. Switch in su Drillbur, giusto perché non voglio perdere troppo tempo. Anche fai ferro artigli, tanto gli togliamo vigore. Ok, bomba niente. Merda, questa non fa bene. Fossa e via. Giù, non mi ricordo chi sia l'altro che è dietro. Certo che la par di scintilla, regà, ogni volta. Ve lo giuro che è una mossa che penso che abbia 100% di paralyze rate. Per non saperne leggere né scrivere, manda Pignite e spamma nitro carica. Comor su questo percorso in una Nuzlocke di nero e bianco non è un run killer, ma ci si avvicina parecchio. Ha un Lipard con inseguimento e se lo prendi male ti ciula un Pokémon. La Nuzlocke di nero e bianco continua a sostenere che sia indubbiamente l'early game più difficile di Pokémon. Forse insieme a Smeraldo se la giocano, e Ultra Sole e Ultra Luna. Beh, Ultra Sole e Ultra Luna forse lo è più degli altri in quanto early game puro. Vai, va bene. Grazie Clink per aver partecipato, ma non una performance eccellente la tua, se posso esprimere una critica costruttiva. Abbi pazienza, ma. Ciao campione. Cazzo, c'è la galleria solidarietà adesso. Un'altra di quelle feature super fighe che il gioco ti costringe a fare. E puntualmente la galleria solidarietà, un po' meno del Pokéball, ad essere onesti, ma puntualmente ti dà fastidio. Vai. Il magico mondo dei Pokémon, nel quale sei un bambino di 10 anni e ti danno da gestire un intero centro commerciale. Non da gestire, scusami, da creare da zero. Oh merda, devo dare pure il motto. Vi lascio qualche secondo per ridere. Cosa dici quando qualcosa ti colpisce profondamente? Sessus. Il più grande content creator di Twitch Italia. Come possiamo chiamarti? Iar sottolineatura mo. Qual è il tuo motto? Pipus. Cosa dici quando una cosa ti stupisce? Sessus. Come potete chiamarmi? Piselding. Cioè, perché non riesco a smettere di ridere? Perché non riesco a smettere di ridere al trittico Pipus
Sessus Piselling. Perché farò una maglietta del merch con scritto Pipus Sessus Piselling? Al Milan Games Week ti chiameremo Piselling. Se qualcuno viene all'ipotetico meet and greet che farò e mi dirà Pipus Sessus Piselling, gli dirò: bravo, hai capito. Only content. Quindi ora mi chiamerete Piselling. Merda, come può non far ridere questa cosa? A questo punto mi chiedo, Pipus e Sessus Piselling rappresentano forse la triade hegeliana, con il Piselling che non solo è la somma di Pipus e Sessus, ma che è anche qualcosa di più, è creazione originale, cioè. Dai, ragazzi, questa serie è un hardcore naslo, cioè, in teoria è seria. Non posso avere 5 anni, 5 anni! Ah, è sempre divertente la galleria solidarietà. Non la platinerò, non la farò, non è l'idea della serie, ma... Ah, la gente che mi accoglie. Piselling! Merda, è god tier content, puttana troia. Vorrei farmi chiamare Piselling anche al Pokewood. Andrei al castello sepolto, perché al castello sepolto facciamo istantaneamente la cattura. Se Sandile si punta a repeltriccare poi Trapinch slash Dwebble, se non è Sandile, boh, ci ragioniamo. Ciao amore, sono in live e... volevo raccontarti che praticamente sono arrivato alla galleria solidarietà di Pokémon Nero 2 e Bianco 2 e ho creato questo motto, praticamente, che è Pipus Sessus Piselling. Ora, secondo te mi si addice? Oppure forse dovrei cambiarlo? Se ci mandi un piccolo audio, lo ascoltiamo in live e sentiamo la tua risposta. Grazie. Vai! Hola, perfetto, Yamask è un gran Pokémon, ma ci complica i piani. Nel senso che adesso, boh, chi cazzo prendo al deserto della quiete? Provo davvero a repeltriccare? Non lo so. Allora, aspetta, attiva il repel. Allora, raga, si potrebbe con repeltrick avere Dwebble garantito. Il problema di Dwebble è che hai guscio scudo al 50%, che è buona. Però non hai intimidate, capito? È buono solo a determinate condizioni. Io mi rischio la cattura qui, raga, dai. Allora, mi fa molta paura Sigilyph, quindi metto Azumarill. Sì, famo la cattura qua, dai. Dai, Sandile o Darumaka. Nice. Questo ovviamente non serve che ve lo dica, è un gran Pokémon. Con Intimidate, bene. Questa roba, più se becchiamo Crassol, guscio scudo, funzionano bene assieme. Ovviamente è molto tardi, ma pace. Abbiamo beccato il Pokémon giusto. Fare gli altri percorsi dove Azumarill può, sinceramente. Piselling, 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 Piselling. Ogni volta che attraversiamo questa zona dobbiamo fare Piselling, eh? O meglio, dobbiamo fare Pipus Sessus Piselling. Ok, allora, vabbè, affrontalo. Cosa avrà? C'hanno Smeargle questi? Non mi ricordo se hanno Smeargle. Ok, vai Azu come al solito, eh? Primo Pokémon che non shottiamo. Va bene. Sempre Azumarill dentro. Non è esattamente Smeargle. No, vedi che ho fatto bene. Gesù. Che danni. Mori. Mamma mia, Azumarill, ragazzi, è troppo forte. Ma che Pokémon hanno dato all'inizio del gioco, in questo gioco? Allora, dammi l'erba. Dai, nel senso, no. Dammi l'erba frusciante. Dammi Audino. Allora, se Emolga o Cincinno, peggio bestemmia. Bene, Audino, ottimo. Non vuoi Cincinno Skill Link? No, è un Pokémon indecoroso quello. Questo è un gran Pokémon in Hardcore Nuzlocke. Se ha rigenergia è un animale. Dai. Cago il capotreno della Mercedes. Cazzo. Segnatevelo, tra tipo 2-3 anni Ago sarà un evento in Italia e ci sarà tipo Lewis Hamilton. Quando si ritira dalla Formula 1 va in giro a fare eventi per Mercedes. Rimane brand ambassador e tipo un giorno vedrete una foto di Hamilton e Matteo Agostini che cenano assieme. Oppure peggio, vedrete una storia di Matteo Agostini con il telefono. Che si gira, telefono verso Hamilton. Hamilton è qui di fianco e gli fa: Lewis, can you please say a godere?
e tu senti Lewis Hamilton che fa yeah, I got the ray, keep pushing. Questo è quello che succederà, ma non siete ancora pronti per questa realtà. Sarebbe strano, sarebbe molto divertente. Kaizo Ironmon con Lewis Hamilton. Cazzo, c'è la cattura al bosco smarrimento, ragazzi. Merda, me la sono dimenticato. Ma non è che c'è Cottoni garantito lì, eh? Vi ricordo sempre Pipus Sessus Piselling, senza mai dimenticare le nostre origini, ragazze. Yes, ok. Emolga ha preso. Cioè, nel senso, Emolga ha trovato. Speriamo di prenderlo pure. Questo è un Pokémon che io apprezzo particolarmente. Per il typing, per le mosse, perché è veloce, perché fa repositioning, perché con inverti volte è ok. Il controller si è scollegato, a godere. Ciao ragazzi. Beatrice ha risposto al mio audio su Pipus Sessus Piselling e ha scritto quanto segue. Molto bene. Si addice al tuo piccolo pisellino. Allora, tornando ad argomenti, a cose in cui invece siamo molto grandi. Però, in realtà è un buon gioco, quindi non lo demonizzerei. Cattura! Ok, fermi. Fermi. Allora, da un lato beh, ma abbiamo Crobat, come mi tocca? Abbiamo pullato il cursed ending. 5%. Allora, stordiscilo un attimo. Ok, almeno si self-hitta un attimo, si indebolisce. Merda. Heracross, allora. Heracross è un Pokémon che non so bene decifrare in Hardcore Nuzlocke, sarò sincero. Magby, fai l'eroe. No, è una stella del cinema, no! Ah, che fo, fugo sacco, non lo so. Merda, questo è proprio un poco forte. Forse io Magmar lo butterei in cacciara. Forse proverei a fare la play del millennio, ma non lo so. Entra con Audino. Audino attrazione. Per tenerlo fermo. Proviamo. Senti, gli tiro forza segreta se fa counter bestemmio. Ok, attaccato per primo. Dai, ti prego! Ti prego, questa è una delle catture più cursate della storia delle Nuzlocke. No. Ti prego, entra! Entra, per favore! Ma neanche un giro. Proviamoci, raga. Mi gioco Audino, mi prendo sto rischio. Sì! Ma ti prego! Ti prego, per favore! Dai, ma neanche un giro, ma che sfiga. Sì. Sì. Sì, ti prego. Pronti? Pipus Sessus Piselling. Ce l'ho fatta senza quasi mai inceppare. Ora. Whimsicott da prankster. Yep. Peccato che non ha il tipo folletto. Oh, qui se cerchiamo nei cespugli di erba che ondeggiano, abbiamo o Whimsicott o Lopunny. 50 e 50. Ovviamente il 90% delle volte uscirà Audino, ma avendolo già preso, questa è una close. Niente. Vabbè, voglio dire, ho preso Heracross al 5%. Questo 50% ci mezzo sta a perderlo, dai. Resistenza, ho un ottimo modo per farti catturare. Non so se gli troveremo mai un'utilità, Sicuramente qui era meglio Whimsicott, ma... Turns out... Lopunny. Quella mega non è male. Beh. Tutto sotto controllo, vostro onore. Per esplorare i dungeon è ottimo. Beh, per il team Malia, certo. Vai. Lopunny potrebbe davvero essere la star del team, la star del Pokéwood. Pokémon coniglio. Ardita. Ah, è proprio lei. Com'è che era il coro della Roma? Una roba che era, suonava tipo quando inizia la partita ogni tifosa se fa ardita. Ok, perfetto, il nostro l'abbiamo fatto. Non so se abbiamo forza a disposizione, però credo di sì perché ce l'è andata molto presto. Devo darla... Lopunny la impara, perché in caso... E dimentica mosse qui a... Un Entopoli. Vediamo se la impara. Perfetto. Io inizierei per la prima volta davvero a piazzare i nostri Pokémon nel box. E vado a dare un'occhiata al team di
Camellia. Iniziamo a ragionare dei Pokémon che portiamo sicuramente. Oh, sicuramente Krokorok, perché abbiamo Krokorok. Si potrebbe davvero portare Lopagna e tirare fucilate random. Pignite potrebbe essere un buono switch. Heracross mi sembra sinceramente sprecato per sta palestra, lo eviterei. Lipard con Sbigo Attack, scusatemi, con Bruciapelo si può portare. Avremo Magmar, che potremmo giocare magari al posto di Pignite, considerato che è un po' più veloce, magari Joltik te lo trebbia. Potremmo giocarci Magmar, secondo me, anziché Pignite, che anticiperebbe in caso l'invertivolto di Joltik se ci entra su Krokorok, cosa realistica, secondo me è una buona play. Camellia sa essere tricky, però secondo me se prendi i Pokémon veloci che gli fanno delle, gli tirano dei danni importanti, la prendi in controtempo, la devasti. Farei loro 6 serenamente. E lo panni. Easy al 29 pure Marco lui. Marco Mase 99, Cirdix 25. Okay. Joe ho finalmente comprato casa. Domam da tecnica. Grazie Marco. Il letto gigante a forma di Explode lo devo smontare o ci faccio costruire le pareti intorno? Risp please. No, facci costruire le pareti attorno. E, bravo comunque, questa cosa che hai detto è estremamente divertente. Complimenti. Ok, andiamo a prendere le ball condensa, che sarà solo una scusa per fare Pipus Sessus Piselling, 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 Pipus no, ho sbagliato! Grave errore. Restarta la run. Ho sbagliato. Terribile. Cosa mi sono perso? Pipus Sessus Piselling, Pipus Sessus Piselling. Ti sei perso questo, guarda. Ma io mi ritiro dal mondo dello streaming, ragazzi. Basta. Sveng Piselling. Oh, cazzo, quanto fa ridere. No, la bambina. Non siamo ancora stati denunciati. Allora, Piselling, non rimarremo in questa. Ma nessuno. Chi è che. Cioè, nessuno dirà mai tipo Sessus. Solo Piselling. Nessuno dirà Sessus. Scusatemi, adesso giuro che vado a fare Camellia. Pipus. Che fortuna è Pipus, che fortuna incontrarti, Piselling. Sono la sua ammiratrice in vita. Allenare tanti Pokémon e farli diventare fortissimi. Ti prego. Ti prego, di Sessus. Allora, io non so perché sia successa questa roba, ma ti prego, mentre corro, dite Piselling a caso, per favore. Sessus, Sessus, ci sono le donne che passano e mi urlano Sessus, Sessus, è un sogno. E ora Pipus, Pipus. Sessus, Sbang. È un sogno che diventa realtà. È un sogno che diventa realtà. Un intero centro commerciale che ora Pipus, Sessus e Piselling. Sbang, Sessus, ma si può? Penso che abbastanza periodicamente in questa hardcore Nuzlocke passeremo da questo posto, ragazzi. Ho come la netta sensazione che periodicamente ogni tanto ci faremo un giro qui dentro quando avremo bisogno di tirarci un po' su di morale. Nuzlocke molto hard. Sì, è difficile mantenere la concentrazione. Ecco cosa è difficile. Marco Mase 99, Cirdix 25. La combo Sbang. Sessus seguita dai ora Pipus. Sai che l'ho notato anch'io. Sbang, Sessus e ora Pipus è stata davvero una grande combo. Merda, come lo dico all'editor? Come io lo faccio editare all'editor sto video qua? Ci sarà la miniatura sarà io, Lopanni e sotto la scritta Sbang Sessus. E all'editor dico: ascoltami, è una hardcore Nuzlocke, ma a un certo punto devi stare attento. Quindi sì, insomma.
il Pokewood, bene. Il resto, i Pokewood, bene. L'hardcore Nuzlocke, bene, nel senso che purtroppo non abbiamo preso Whimsicott, perché ci è spawnato un altro Pokémon quando dovevamo catturarlo, ma diciamo che l'altro Pokémon forse forse non è male. Non so se mi spiego. Anche questa palestra è molto bella. Non va il joystick. Ora va il joystick. Vai. Palestra di Scarlato, fai rotolare Oliva. Ciao Bea, ti devo far vedere una cosa, rimani connessa. Rimani qui, sconfiggerò questa allenatrice e poi farò vedere per la terza volta questa cosa divertente. Ok, credo che Alekid non avesse mosso per colpi. Statico su tipo terra è particolarmente cursato, il tipo livello 30 su Crocro che è cursato. Vai Lopanne. Come cazzo? Ah, perché giustamente ritorno, ora è felicissima. Bene, ma io devo tornare indietro perché c'è... c'è la mia ragazza in chat, quindi... urge, urge mostrare di nuovo... il frutto della nostra creazione. Deve ancora arrivare la parte migliore, secondo me. Ora... io vorrei, Bea, che tu confermassi che è estremamente divertente questa cosa. Perché io sono... è un'ora che non riesco a smettere di togliermi questo sorriso di merda dalla mia faccia del cazzo. Vai, altra modella. E tra l'altro siamo nella palestra perfetta per il Sessus. Se anche tu allenatore alla moda, non credo. Sono un Sessus. Buon game, signori. Ultimo atto di questa magnifica live, secondo me. Non so se siete d'accordo con me. Vai, Lopanni. Che scontro Lopanni contro Camellia. Mamma mia. Camellia... maggiore su nero 2 e bianco 2 a livello di bellezza che su nero. Change my mind. Detto questo, ricordiamo che siamo in Hardcore Nuzlocke magari. Mamma mia, Lopanne. Che backsprite. Ritorno. Ok, invertivo. È più veloce. Beh sì, effettivamente ci sta anche se più veloce. Dovrei tankartelo bene. Potrebbe essere statico però. Se è statico ragazzi è garantito. Ok, inverti volte, era per questo che non volevo... potevo anche mandare Crocoroc, ma assordi raggio su Crocoroc, sarebbe stato fastidioso. Qui lo panni tank anche crit. E se entra Emolga prende una staffilata. Entra Joltik, peggio ancora. Joltik è one shotato se non peschiamo la par. Ok. Invece non è one shotato, interessante. Sì, il resto per tirare il ritorno. Ok, inverti volte, avrei potuto switchare su Crocoroc, ma... questo tanto si tanca, forse anche crit. Eravamo al limite col crit, ok. Dai che magari Fluffy ci scoppia. Rip. Ok, qua legge la kill, quindi è garantito in Vertivolt. Non ha inseguimento, che va benissimo. Sarà Zepstrike era un problema. Grazie King Rakos per il 12° mese. Attacca l'ita. Ok. Ok, non è stata una gran giocata in effetti. Ok, prova a entrare blind di Magmar. Comunque riduttore fa pochi danni. Che l'ho, gli ho fatto un paio di intimidate. Spero che non tiri sempre stordiraggio. Non mi sa che è sicuro. Sì ragazzi, sgranocchio kill, fossa kill, ma se becco statico perdo. No, qua sicuramente devi entrare di Crocroc. Un'idea sarebbe baitargli un Invertivolt e farlo uscire un attimo sto Fluffy. Still, in realtà se vado avanti così è sempre una win-win situation. Ma non credo che lui possa mai tirare riduttore qua. A meno 4 d'attacco fisico sarà sempre invogliato a fare stordiraggio, sì. Però in teoria così lo pipistollo. Ma è Magmar con la bacca liegia, raga. Ma è confuso, prima che è confuso. Dovremmo provare a farlo entrare su un Tuononda. In quel caso acquisiremo momentum. Ok. Incredibile, ha fatto riduttore, però io, ragazzi, non ci credo. Fango sbella che non è da contatto. Poi lui si cura, però. Io non voglio curarlo, perché poi dopo è un problema. Disgustoso. No, raga, non voglio rischiare troppi danni su Crocoroc. Raga, non deve prendere troppi danni, oh. Spero che adesso arrivi Tuononda come ha fatto fino ad ora. Proviamo a uscire da questa impasse. Non fa l'invertivol, se è una merda se lo fai. Dai raga, porca troia. Vabbè, è un Fluffy, non fa danni. Ma sì, pare che le legge le giocate. Sto robo farà Invertivolt, probabilmente qua rischiamo un crit. Fai sbirro lancio.
No, non rischiamo un crit. Dai, entra di Fleffy così muore. Godo. Minchia, che scammata. Vabbè, è anche vero che non è che mi sia preparato molto per sta palestra, ma e siamo in difficoltà. Ok, di nuovo Emolga. Ora, Invertivolt crit, sono giù. Ma Emolga ha un problema, cioè che è inseguimento. Io non dovrei giocare contro Emolga con Krokorok. Io dovrei, in teoria, lasciare Emolga per ultimo. Potrei provare a mandare Audino, in realtà. Perché Krokorok non deve prendere troppi danni qua. Posso provare? Comunque abbiamo aiuto insetto su sto idiota. Che ha una buona difesa speciale, però, no? Potrei provare se mando Krokorok, però poi c'è un inseguimento di mezzo. Che sul Krokorok è difficile che lo tiri, però se lo prendo, poi dopo Zap Strike è un problema. Qua rischierei un crit su Magman, mentre invece se mandassi Audino... Wow. Leggeva la kill. Tira un bruciapelo a gratis, va. Dentro Audino. Ok, immaginavo. Zapstrike. Joltik. Sto robo è impredictabile. Tirerà, immagino, di nuovo Invertivol. Entrerà di nuovo Emolga. Vediamo che succede. Dovremmo voidare un po' di crit per non perdere Audino. Nel caso abbiamo perso Audino, non chissà cosa. Questo non è anche Energy Ball. Sì, per questo Krokorok non deve entrare qua. Ok, ora Joltik in teoria è giù. Siamo anche safe da crit. Meno che non entra Zapstrike, sarebbe interessante. Ma mi sembra che Zapstrike lo tenga per ultimo a livello quasi di script. Questo fa probabilmente Invertivolt. A sto giro entra davvero Zapstrike. Allora, Emolga. Peccato che Scolipad non abbia acceleratore. Credo Krokorok Intimidate, giusto? E poi Sgranocchio. E poi davanti a Zeb. Oh sì! Otacizuma ha rinnovato l'abbonamento per 2 mesi. Io direi forza segreta into Sleep. Sleep. Se lui fa Invertivolt poi rientra Emolga ed è un problema di nuovo. D'altra parte lui qui può killare con qualsiasi mossa. Ok. Dai, dimmi che inverti. Cioè, se flinciamo di pestone, scusatemi. Vedendo forse non ti switcha su Emolga. Non credo che la CPU possa farlo. Non è così intelligente. Ok. Occhio che di Aria Lace ci rimaniamo secchi. Di Aria Lace, secondo me, Krokorok ci resta secco, raga. Se Magmar prendeva 30 e ha letto la kill come credo, Krokorok viene scoppiato male. Scolipad non lo tanca mai. Ci sweepa sta roba. Abbiamo perso. Ma l'unica out è intimidirlo con Krokorok in free switch, secondo me. Ho Evol Condensa. Sì, lo reggo. Ho Evol Condensa. Sono ricordato ora. Ho Evol Condensa, io tanco. Non credo che muoia di scratch, unica cosa. No crit. Nice. Minchia che danno che faceva con l'Evol Condensa, senza l'Evol Condensa. Ma trombato. La CPU in questo gioco va di pozza garantita? O punta la kill? Credo che si curi, ma non sono sicuro. Si rischia Krokorok. Ok. Farà inseguimento, ma tanto. Quante pozze ha questa? Uni per pozione, le ha finite. È rischiato che il full para. Sì, beh, ma tanto ci perdevo poco. Probabilmente perdiamo Krokorok, perché secondo me qua arriva inseguimento. Ok, Krokorok è vivo. Wow. Perché tira Quick Attack, perché è priority. Ah, Quick Attack, la tira perché è prioritaria. È superiore a livello di priorità in inseguimento, ok. Ah, Quick Attack, me l'ero dimenticato, aspetta. Questo ci svolta le cose. Se non basta, abbiamo Lopunny e attacco rapido, dobbiamo voidare una par. Altrimenti abbiamo perso. Credo che Scolipad sia... Oppure possibilità di velo in punto, no? Perché ho aiuto insetto. No, inseguimento? Tira garantito attacco rapido perché legge la kill di speed. Ok. Ora si tratta di attaccare un Aerial Ace e magari di crittare. Sono più veloce! Tanca! 75, gli sto sopra. Gli sto sopra anche con l'Hypard allora. Sono out senza morti. Let's go! Come cazzo l'ho vinta? Che cazzo di battaglia? Una delle più sporche che abbia giocato negli ultimi tempi. Non mi aspettavo di star sopra Emolga. Che rischio. Beh, è sempre soddisfacente.
È sempre soddisfacente quando la raddrizzi in corso d'opera. Average Milan Lab, un pochino. Si è scollegato di nuovo il joystick. Chi se ne frega. Si toglie la maglia, verrà ammonito. Chi se ne frega. Chi è che la coglie questa cetta? Due gatte. Buon pomeriggio, benvenuti in questa nuova live di Pokémon Nero 2, in cui famo il Pokéwood, ma per fare il Pokéwood dobbiamo fare il gioco. E quindi oggi andiamo avanti con l'Hardcore Nazi. Ah, qui si vedrà lo scontro tra i due team plasma. Dobbiamo menare uno e uno. È l'estrella del cinema. Breno Godam, crit. Figurati, ipnose. Azum. Stella del cinema, straordinario, capisco. Sei un figlio della merda. Allora, non credo che lui abbia troppi danni. Non sto mandando Krogrok perché ho paura di un suo ipotetico crit in Switch Cinema. Ok, infatti, pensavo che avesse solo Super Zana come mossa offensiva. Questo significa poter rientrare di Azumarill in Santa Pace, a meno che, immaginavo. Ma penso che proverò a rimanere un attimo in campo. Kumar. Anche lui stella del cinema. Godo, pagliaccio. Godo, clown. Mamma mia. Merda, qua mi fa back to back. Merda, pensavo di potermi andare a curare, ok. Fai così. Audino. Rinfrescata. Mi sono confuso con aromaterapia. My bad. Ok, va bene, Audino, dai che te la porti a casa su. Ok, Trabici intro energia. Deve essere una risposta quasi, No, però non per questo film qua, in realtà. A te Tony piace come rivale? Sì, non mi dici. Più che altro è un rivale che secondo me è una bella motivazione. Allora, l'IA delle lotte a rotazione è risaputamente un'IA randomica. Switchano tendenzialmente a caso. Cioè, nel senso, qui non devi giocare pensando che entri Tirtuga. D'accordo? Perché non è detto, giocano a caso. E quando si gioca a caso non sai cosa aspettarti. Eccoci qua, visto? Quando non sai cosa aspettarti, la soluzione è giocare anche tu a caso. Hai una mossa forte? Tirala, vediamo cosa succede. Bene, sono fisico, non c'è problema. Che sesso sto Pokémon, ragazzi. Bodyguard. A posto. Ha fatto lui. Paperos! Ok. Switch su Azumarill quando le cose non vanno esattamente come previsto. Vai, Pokémon. Cioè, tu penso che vivrai nel box il resto dei tuoi giorni. C'ho proprio questo presentimento. Vai. Bene. Zoro conta come cattura? Assolutamente sì, certo. Perché non dovrebbe. Oh, merda, ma c'ha Erdier. Allora mandare Azumarill non è stata proprio la trovata del millennio, eh? Eh no, suppongo che abbia intimidei tenor. Switcham. Critto non si vede mai. Merda, va più. Ok, nice. Abbiamo rischiato un crit. Ma ho ciccato la lead, evidente. Entra di Audino un secondo. Ho fatto, vedi, non volevo mandare non volevo mandare Krogorok perché il rasoio su Krogorok fa danni. Questo è un buon attacco speciale. Ok, esclusiva, va bene. Mi tanca sicuramente un crit. Crittiamo noi. Posso starci, ti dirò. Vai, piglia sto Zoroam. Ok. Livelliamo sta gente qui. Drillbur, è il tuo momento. Frana. Se no fa volare la cerazione. Non si sa mai. Allora, vai. Vai. Non ricordavo l'host qua. Quinta medaglia. Vediamo se l'hardcore Nuzlocke finisce qua e se possiamo dedicarci 100% al Pokéwood. Krokorok versus Krokorok. Intimidate contro Intimidate. Noi siamo disgustosamente un livello sotto il loro livello. Ma questo è il cap della modalità normale. Noi stiamo giocando in ostacolo e noi giochiamo con il cap della modalità normale. Lo dico per il video. Qua Azumarill in teoria. Quello di cui ho paura è perché altrimenti Azumarill secondo me in queste condizioni qua. Perfetto, terra tempesta. Però temo che non arriverà fino a Excadrill sta tempesta. Allora, il discorso è, io qui potrei anche provare uno sweep. La cosa che mi fa paura è Onix. Cioè Onix sotto vigore si tira lucidatura, è più veloce di noi e ci tira Explosion. Quindi non è una bella cosa. Io andrei serenamente a idrondare senza usare Acquanello, che tanto Azumarill lo switcheremo. Dai cazzo Azumarill. Ma perché devi intare? Ok. Vai. Ora siamo al 34. Capirai. Curioso di vedere chi entra. Sandslash. Subito Onix. Questo non è un bene.
Sandslash, peraltro, è la sabbia velo. Yamask? Non credo che lui faccia autodistruzione subito, eh? Comunque vada, Yamask dovrebbe essere assolutamente in grado di gestirlo. Ma gli è ben dato le violite a sta roba? What the fuck? Pensavo molto meno danno. Va bene, fuoco fatuo. Ero a 38, ma ho tolto 13. Sono giù di crit. Sono giù di crit di frana. Se entro di Azumarill sono in uno spot interessante, perché probabilmente ho tempo di fare acquanello più avanti, ora che è bornato. Certo, se lui esplodesse, sicuramente Azumarill tanca, ma poi non è in un buono spot dopo. Heracross dovrebbe essere invece in grado di entrare, tankare, tirare giù, e poi sarebbe Heracross davanti a Excadrill, che sarebbe un buon matchup. Secondo me Heracross è giusto qua. Vediamo che fa lui. Credo che sia one shot di breccia. E se non è one shot di breccia, siamo più veloci, bene. Se non è one shot di breccia, viene giù dal burn. Ma è one shot di breccia. Non so qui se Heracross è due hit. Col senno di poi, denti stretti, alla fine era... Ok, non era due hit. Ma chi ce lo tocca? Era poi Excadrill non fa mica tanti danni. Non è sotto sand, tiriamo breccia. Forse resto con Heracross, vedo. Alla fine, se i danni sono questi, raga, qua Heracross può rimanere. Ok. Questo è il danno di questa. Mamma mia, troppo. Troppo danno. Non so. Ah, prima ha fatto battiterra per la speed, non perché vedeva pochi danni da frana. Penso che mi rischierò il crit di frana su Exca. Non è che veda molte altre auto. Azumarill prende comunque troppi danni. Non fa in tempo con Acquanello a ripigliarsi. Non abbiamo una Protect. Oh, non mi droppare la difesa fisica, ti prego. Ok. Capisco. Capisco. Frana, siamo morti. Lui la legge. Crocroc qui è safe, intimidire. Crocroc è safe qui. Se riusciamo a entrare sul suo battiterra con il nostro Excadrill, è GGVP probabilmente. Ok. Credo che sia battiterra qua. Vabbè, comunque vado, tanto qui rischiamo sempre un crit. Danno fuori di testa, veramente. Ma è Crocroc che è fragile, eh? Il nostro Crocroc ha una difesa fisica imbarazzante. Lui non ha delle setup, quindi possiamo girargli attorno per bene. Allora, qui secondo me è, battiterra. È la mossa che gli fa più danno. Secondo me... Secondo me è qui Excam. Fai battiterra, coglione. Ci siamo giocati il palloncino. Ora che ci ho pensato, potevamo risparmiarlo per le fasi avanzate del gioco. Ok che sono più lento, per carità. Ora legge la kill di battiterra. Beh, se non lo killiamo ha vinto. Non ci credo. Ah, merda. Pensavo fosse una sesh di non averla vista. Ok, no, abbiamo ancora tempo. Qua è garantito battiterra, quindi è Molga. Ok. Minchia, ha rollato bassissimo. Va bene, ok. Questa la plano senza calcolatori e simili, quindi può capitare. Questa è frana, forse è Crocroc. Penso sia Crocroc qua. Ok. Ora è l'accelerazione. Sì, ma che danno Crocroc! Ma che pippa sei! Che sega di Pokémon. Emolgam. Ok. Questa è frana. Realisticamente. Allora, ora come ora Azumarill è ok, perché a meno 2 credo che tenga battiterra, salvo crit. Ovviamente tiene anche frana. Anzi, mentre frana, dopo un frana con avanzi arriviamo a 60% di HP circa, secondo me. Oh, speravo che non arrivasse la finizione. Ok, bene, meglio del previsto. Qua secondo me è battiterra. Crit ci butta giù, ma dobbiamo rischiarcelo ovviamente. Che stupido. Evidentemente, GG, zero morti. Evidentemente, la CPU è meno invogliata a tirare battiterra per qualche assurda ragione. Se non ti vede veloce, ma anche se hai preso più, anche se ti fa più danni, questa roba qua evidentemente gli entra un po' in conflitto, perché non ha senso come ha giocato sto Excadrill. Perché non sapete che in questo momento mi sfugge l'host del Pokémon World Tournament. Ora ce l'ho. Che figata sto posto. Parapapapam. Bella, molto bella questa host. Vai, torneo di Libeccioboli. Emolga, Heracross e Magmar. Avreste, cioè, quanto è cursata questa squadra per una Nuzlocke di Nero 2? Vai, meniamo Tony, forza. C'è anche la musica sua. È vero che è poco fortuna, mentre un'altra bellissima peculiarità che ha è che mantiene le host dei personaggi, quindi dà valore ai personaggi. Non è banale come cosa, eh? Anche l'albero lotta di Ultrasole, se non sbaglio, funziona così. Questo viene one-shotato, sì, siamo a posto con i livelli. Questo viene tritato, si gode. Allora, se riusciamo a essere... Cosa? 8 livelli di differenza.
Adamant. Stab super efficace. Tanca. Quanto ha di difesa fisica sta roba? Porco due. Ok, che è molto. Ah, merda, ma Acrobatics. Tira comunque Acrobatics. Dovrebbe comunque essere minimo due hit. Nice. Vai. E Molga che è un cessetto. Boh, sì. Neanche troppo, però. A parità di livello non mi sarei aspettato di shottarlo. 8 livelli di differenza. Vabbè, detto questo, sarà anche un cessetto, ma se sta a mangiare tutti questo, quindi scialla. E credo che Diwoto non abbia una terribile difesa fisica. Cioè, per dire, Tranquil secondo me è morto. Se non muore Tranquil rimarrei molto sorpreso. Beh, immagino che Molga abbia demolito il team del... Ma forse... Forse hard counter è Molga per lui, eh? Guarda che grafiche! Altro che Poliwhip Show. Fottuto Poli. L'ho beccato al Games Week che stava a nerdare a Magic insieme ad Elmo e il Masella e un po' di altra gente. E Gianandrea di Orion. Non male. Senti, ok, questo robo arrema sabbia e non è Intimidate. Sono stupefatto, devo dire. Io immagino che buttare dentro Heracross sia una ciabattata di dimensioni apocalittiche, no? Bene, sì. Cuor di leone. Il bro è coraggioso. Ci vuole coraggio a giocare Stoutland davanti a Heracross, in effetti. Bene. Suppongo che... Non credo che lui abbia delle soluzioni in generale per gestire questa situazione. Occhio a Rogodenti, ma easy. Ah, a Rogodenti? Ok. Ciao. Ciao, Cincinno, eh. Ciao, Cincinno, com'è? Come va la vita? Eh? Ma è fantastico tutto questo. Wocho, che grande Pokémon. Ok, penso che Komor anche a pari livelli non avrebbe potuto far niente, ragazzi. Senti questa host della Victoire. Ed ecco voi a Chromium, il suo scopo è sviluppare tutta la forza dei Pokémon. Yo, yo, dai, dai, ti prego, dagliele di... Cosa ha detto? Mentre c'era tutto... Ma skippano i messaggi, è terribile. Scontro finale, a Chromium contro Crappo. Vai, Ale. La verità idea... Fra, stai a memà? Sta memando. Pokémon Nero 2 goes like... Oh, c'è stato un gioco prima di me, eh? Parlava esattamente di questa cosa qui. Assolutamente casuale. Una scelta di parole assolutamente non studiata, né tantomeno ricercata. Allora, in realtà, Acromio avrebbe un Pokémon che potrebbe darci noia, che è Elgiam, contro cui non abbiamo soluzioni concrete, ma... Penso che Magmar lo speedy lo one shot, no? Yes, bravo Magmar! Ricordagli... Oh, ok, super suono, va bene. Godo che hai missato. Questo credo che sia Easy Sweep. Bella questa host. Sapete cosa mi ricorda? Questa mi ricorda le host più recenti, invece. Per... Ah, però, Magmar, sei un coglione. In realtà ho sbagliato io a fare Pirrancio e non Fuoco Pugno. Ma... Vai. Questa host ricorda qualcosa di un po' più recente. A me ricorda un po' anche Battle Revolution. Però forse mi sto facendo influenzare dall'idea del torneo qua. La vittoria va al più forte. Che cazzo deve andare? Grazie Fengurus per i 50 bitos. Come vediamo noi il tifo per Crappo. Crappo Pipus, Crappo Sessus, Crappo Piselli. Sarebbe incredibile se ci facessero scegliere le esultanze tipo Galleria Solidarietà. Entri e tutti Pipus, Sessus, Piselling. Sarebbe devastante. Dalle tier list o se ne parla poco perché è un personaggio un po' atipico, ma trovo che Acromio sia una buona scelta in questo gioco. Ciao. Ciao ragazzi, come state? Cazzo di pirati. Il Team Plasma, ma allora questo è il vostro covo. Ah merda, non posso nemmeno scegliere cosa fare, cosa non fare. Livello 33, occhio. Questa roba deve esplodere. Scadrina, l'idea migliore. Peraltro qui l'esplosione è già nerfata, no? Quindi ferrartigli. Giù. E fuori uno. Vai. Lo fai diventare tuo amico e poi sarà super amico e si evolverà. Poi mi spiegherete perché non ho fatto Acrobatics che lo one shottava poi, eh? Ora cosa devo fare? Devo dare una mano agli altri? Lotta in doppio, vai. Komor, vorrei essere carriato se possibile. Spero ti sia chiaro il concetto. Io ti faccio le play, tu... È incredibile, Komor, incredibile. Misty, fulmi indenti, è la prima cosa che fai. Sai che ti dico? Scappo. Vai. Bravo, Komor. Guarda, guarda che intesa vincente, Gesù Cristo. Incredibile. Ancora fossa che mi cago addosso. A parte che lo shottis, infatti. Avrei dovuto switchare. Gente totalmente incapace di gestire da sola la propria vita. Ok. Tony, io faccio la giocata di prima, considera. 13 mesi come un crappo pipus di tutto, aspetto che ti permette di fare del buon crappo sessus faccina che ride a crepapelle. Fossa.
è bravo Diwot. Molto meno bravo Diwot. Vuoi vedere che ci scoppia? Unlucky Diwot. Unico in grado di perdere un Pokémon contro il team. Stavo dicendo Flare. Il team Plasma. Ora, questo Pokémon che state per vedere è uno dei abbastanza rari casi in cui secondo me il 3D l'ha svoltato. Swanna in 2D è disgustoso. Swanna in 3D è actually bel Pokémon, secondo me. Facciamo cane illusorio. 1, 2, 3, 4. Amico, tu vuoi essere ufficialmente cagnolone? E livello 30 è spaccato, in questo modo possiamo repel trickare. Abbiamo un 50-50 o Aaron o Axew. Se becchi Axew sei contento perché Axorus non si butta. Se becchi Aaron hai un Pokémon che è una buona alternativa a Jigglet. Eccoci qua, 50%. Va bene, vieni Aaron, dai, sarai il nostro uomo. L'alternativa era Axew, che sarebbe diventato Axorus. Avremo grande Pokémon debole a terriccio e pugni. Vabbè, ce lo accogliamo, d'accordo. Questo rende meno utile, meno attraente Gigalith, perché sono magro, è un Pokémon molto simile. Bene, rival di potenza di attacchi contro i nemici dello stesso genere. Oh, cazzo, è vero, c'hai ragione. È dello stesso genere, allora è una merda, abbiamo pescato la combo peggiore. Abbiamo beccato Axew, rivalry femmina, c'hai ragione, mi sono confuso io. Bene, cioè abbiamo l'Axorus del sesso, ragazzi, farà schifo al cazzo. Oh, questa live è un grandissimo meme, questa live è un meme incredibile. Potresti giocare Trubbish in due serie diverse. Ehi, amico, sono Trubbish, cazzo. E sono qui per portare la mia monnezza in giro per il mondo. Cava pietra elettrica, per favore. Possiamo dimenticarci. Lo vedremo quando arriveremo a Ponentopoli. Quando arriveremo a Ponentopoli piangiamo. Va bene? Tra Electros, Galvantula e Ferrothorn. Sì, se becco Electros rosico un po'. Però è meglio di Clink, sicuramente. In più, sì, questo qua è quasi esagerato come detto. Ecco, allora, per pura informazione vostra, questo è il modo migliore per perdere un hardcore. Stanno al 36. Va bene. Signori, a me gli occhi. Questa è una lotta in triplo. Clink mi sembra il meno problematico. Però, d'altra parte, lo devasto. Cioè, lo hitto e sono tranquillo. Però, Sandslash mi trita Magmar. Che non è una bella cosa. D'altra parte, se io switcho... Se io faccio Surf, mi dà anche Magmar, no? E se io facessi ritorno into Switch su Sposta, cosa vuol dire? Cosa succede se pigio Sposta? Non lo so, ma non mi sembra una buona idea. Lopunny finisce al centro. Puoi scambiare poi concentrare con uno dei due laterali. Spostare Lopunny al centro, io vado a sinistra ma allontano da coso. Intanto tiro un hit a Clink, mi prendo una kill. Non ci credo. Ok, fossa per... Merda! Minchia, sei mai inculato. Ma mai preso un'inculata del genere in vita mia, ragazzi. Oh, qui arriva Fossa. E mom? Ma completamente outplayato. Senti, mo fai Sposta. Lopunny, vai al centro. Ok, perfetto. Questo dovrebbe fare... Sandslash, che cazzo fai? Ok, Sandslash è ubriaco. Bene, fa piacere saperlo. Vai a catalizzare tutto su Sandslash. Che... Allora, qua sarebbe quasi da provare Surf. Però quel robo tanto mi sa che fa fossa, quindi... Tanto fa fossa. Ok. Beh, ma siamo safe, no? Questo mora. G. Qua, qualsiasi... Ovunque arrivi fossa, la si tanca. Forse Odino non teneva crit. No, teneva anche crit. Ok, bene. Sì, la CPU nelle lotte in triplo e barra rotazione fa mosse a caso, effettivamente. Quindi può starci che fosse non arrivasse lì. Allora, ferro. Vai, trita questa. E non livello oltre perché bisogna considerare che con la modalità ostacco... Azime verrebbe da rischiare calcio salto a me, perché qui se switch rischio un'inculata più grande. Facciamo che non gioco calcio salto, tiro ritorno. Comunque una 75. Allora, se non altro siamo più veloci di lui. Questo vuol dire che non rischiamo di missare con calcio salto. Il ritorno mi sembra un day roll. Qui jump kick capace che manco lo kill. No, no, lo kill è sicuro, scherzavo. Zorark pure, ma non ha mosse. Audino aveva surf. Preferisco rischiare un crit o il miss di calcio salto, non lo so. Saltalo, Bunny!
Ok. Brava! Brava! Si vede che tutti quei massaggini alla galleria del Pipus hanno aiutato. Signorina, buongiorno. È la prima volta che ci vediamo in questo gioco. Per quanto mi riguarda, invece, prima di tutto, cattura alla Grotam. Te dirò. Ti dirò! Scelta primaria, quasi. Bene, signori. A fischio punta. Sapete cosa significa questo? Che se non lo catturiamo, questo si ammazza da solo. Cosa vedo qua? Cosa vedo nei miei occhi? Tiriamo delle Ultra Ball, se dovesse servire. Perfetto. Ciao, Ferrosid. Benvenuto nel team più forte di tutta la regione. Un altro. Oh, buongiorno. Ma lei fluttua? Ma ho una domanda. L'antro nascosto è considerato zona a parte? Perché in caso potremmo garantirci una cattura nell'antro. Kanjiro 21 ha rinnovato l'abbonamento per 5 mesi. Ha davvero velen impeto? Grande. Dai, dimmi che è considerato. Yes! Ah, lui conta come cattura. Quiet nature. Grazie, bella natura. Ha velen impeto. Potrebbe esserci dei tweak garantito. Ma potrei aver sbagliato. Bene, detto questo, tutto è bene quel che finisce bene. Litwick. Nice. Yeah. Vai. C'era in cima qualcuno? Non mi ricordo. Se suonavo succedeva qualcosa in questo gioco? Suona. Assolutamente nulla. Perfetto, possiamo andare. Bene. Momento anemone, momento palestra. Sapete che non mi ricordo se era rivisitata la palestra di anemone. Non mi ricordo bene come. Cioè, appena entro me la ricordo, però c'è un vuoto in questo momento. Musichetta. Che bella che è. So come funziona. Mi ero dimenticato di questo dettaglio, ok. Per farmi perdonare, ecco, prendi un po' di acqua fresca. Mi ero dimenticato di questo dettaglio, cazzo, che bello. Ma guarda poi che belli gli aerei sotto, bellissimo. Ma vai a capire perché non le hanno più fatte così belle. Ti sto aspettando, sei un allenatore forte che non perde neanche contro il vento. Non vedo l'ora, mamma mia. Io, se inizi a spammare psichico su Zoroark, mi sparo la più grande delle seghe. Ma non hai idea. Non hai idea di quanto potrebbe essere divertente questa palestra. Cosa vuol dire? Una palestra tipo psico, di tipo volante, per evitare le mosse psico con un Pokémon buio mascherato da tipo veleno. Un disastro. A parte che questo è lo shot, probabilmente. Realisticamente crittando. Figurate. I miei 25% di crit sono 2% di crit. Wow, ha trollato, è entrato Skarmory. What the fuck? Che palle, mi rovina l'illusion. Uffa. Sono come un bambino a cui hanno tolto il giocattolo. La Switch AI funziona in modo diverso. No, anzi, pensa, paradossalmente... Se funziona. Paradossalmente sembra. Cioè, guardando il. Ah, forse perché lui legge veleno e si vede resistente. Ah, potrebbe essere. Perché la cosa ironica è che questo Skarmory ha agility, che è di tipo psico. Quindi, se fosse come la Switch A di terza, avrebbe senso che entra Skarmory. Perché agilità tipo psico e la considera come super efficace. Ma aspettavo Sigilyph, però effettivamente non ho considerato che lui legge il tipo veleno di Garbodor e forse si vede resistente. Forse ragione in questi termini. Beh, va bene, switcho Magmar e su Sigilyph troveremo una call in qualche modo. Poi mi aspetto che su Magmar entri Swan a quel punto. Vai, va bene, bisogna trovare... Che palle, dai, ma ha rovinato tutto. Ha rovinato la sorpresa. Ha rovinato la sorpresa. E se proprio quello Swan, quel Pokémon di merda che ho flammato per tutta la live, mi toglie un Pokémon adesso, potrebbe essere l'or finale. Bene, lava sbuffo. Questo è più veloce, ma ok, ho Evol Condensa. Perfetto. Secondo me la terza non tendremo a mandare un immune. Sì, certo, Miko Sam era per dire, chiaramente. Wow, che ha tankato. Porco due. Ha tirato fuori questa Bulkiness nella speciale. Cioè, scialla, sono ancora safe da crit, ma Kojuda. Pensavo di one-shottarlo easy. Vabbè, muore. Ora, immagino Swan. Ok. Questo è Surf 100-100. Azumarill. Oddio, a meno che non legge la Kirby Air Slash, ma non credo. E fun fact, anche lui una Citrus. Insieme a quell'altro. Ok. Io predicto un mezzo Feather Dance, ti direi. E ti butto dentro Zebstrika, che secondo me è più veloce. E anche se lui ha Feather Dance con scarica ti distrugge. Qua... Dando per scontato che lui non sia idiota e non tiri surf su Azumarill. Per carità, forse c'è... Ok, Terelama, poi potrebbe anche tirarla se vede talmente pochi danni, ma mi sembrava un range abbastanza favorevole. Credo che muoia a prescindere. Comunque, lo Swan è un Pokémon che ha difese Pascari. Swan mi sembra che non abbia una difesa più alta delle altre, no? Comunque sto tirando una per 4 elettro. E ora entra Sigilyph. Beh, scialla, perché qui arriva Psychic e posso ributtare Zorodor. Vai. Forse riesce comunque il trick. Andiamo. Io ho una curiosità, ma lui lo capisce poi che sono sotto illusion? Sai che secondo me no? Ma qua dovrebbe essere... Wow, non ho dato la... ho fatto tutto lo splendido, non ho dato la castagna. Ok. Credo che sia morto.
Godo, tira Psychic. Quasi cura. Zorodor, Garboark. Azzi, c'hai 25% di crit. Chiudiamola così. Un coglione. Una testa di cazzo patentata. Chiudi con un crit inutile. Abbi il coraggio. Neanche quello. Bene, una palestra molto difficile per questa incredibile hardcore Nuzlocke. Easy. Buono. Ok, interessante. Penso che la Switching AI in questo gioco qui ragioni molto anche sulle resistenze. Benvenuti su Pokémon Nero Hardcore Nuzlocke. In mezzo c'è il Pokébud. Vai, cattura. No, qualcuno per indebolire qualcosa. Vai, mi ci butto. Vediamo cosa c'è. Era ovvio, d'accordo, dai. Va bene, prendi e porta a casa. Avrei potuto andare nell'erba scura per avere... Sì, effettivamente avrei dovuto fare la cattura nell'erba scura. Vabbè, pace, questo era molto probabile che... Oh, cattura, che dio. Era molto probabile che uscisse questa roba qua. Senti, casa bizzarra. Immagino che ci siano ghastri e roba del... Ratiche. Beh, oddio, Raticate, buttalo via. Molto bello questo posto, eh? Non è l'antico chateau, però si vede che è ispirato all'antico chateau. Anche per la costruzione della stanza, dico io. Spettro targa. E questa ce la prendiamo. Dietro c'è palla ombra, giusto. Poi la vado a prendere, Shallow. Vai. Sei gotita, va bene. Banette. Tipo spettro. Anche questo qua non penso che farà mai qualcosa. Thanks. Allora, bello. Senti, c'è una cosa che vorrei controllare su questo vulcano, il Monte Antipodi. Però i Pokémon selvatici da queste parti sono davvero forti. Mi stanno dando delle grane. Per questo ho bisogno del tuo aiuto. Vai, andiamo insieme. Io non voglio fare le lotte in doppio, perché io so per certo che Bell ha un certo Pokémon, per cui mi devo lamentare. Tra l'altro, fun fact sul Monte Antipodi, momento shorts, in Pokémon Bianco 2, anziché esserci l'acqua, facendo intuire che è un vulcano inattivo, pensate un po', c'è la lava, così che non è un vulcano inattivo. Allora, signori... Non so se si può vedere, purtroppo non si può vedere, ma Bell nel suo team, in questo team qua, ha un Mianfu. Questo significa che al Poliquid Show sono stato ufficialmente scammato da Poli, che mi ha dato sbagliata la risposta a Mianfu tra i team del rivale. E oh, va detto, Poli ci ha scammato. Probabilmente Pardini l'avrà pagato. Può essere, ma ci sta. Prossima è una doppia. Come sono comunque dentro un fottuto vulcano? Tenderei a mandare dei Pokémon acqua. Anche se non sembra star funzionando questa logica. Forse essendo il vulcano spento. Infatti, c'è semplicemente una grotta. Ma è comunque il tipo acqua, è ok. Anzi, paradossalmente, meglio del tipo fuoco. Se non va su Golbat, bestemmio. Bell, ma come? Ma come non sei una grande allenatrice? La più forte! La più forte! Allora... Ok, è morto. Io penso che poche cose al mondo possano sopravvivere una cazzo di fuoco carica di... Eccolo qua! Eccolo qua! Polimerda! 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 Guardalo qui, piccolo Mianfu! Guarda, guarda, guarda che kill di bruciapelo a dimostrare che ha sbagliato nel Polisbronze. Guarda come distrugge Excadrill e le recupera tutta la vita, fiero della sua piccolezza. Piccolo ma caratteristico. Ciao Poli. Fa niente, è una gag. Ci sono la PC. Mi ha dato una bacca a chi immagino, vero? Toxisfera. Ah, eccola qua la Toxisfera per... Ricordiamoci che abbiamo Zangoose dietro, con Velenimpeto, come straminchia si chiama. Se ci scappa di giocarlo, ci divertiamo, ragazze. Quante morti siamo? Zero per ora, Deathless. Ma questa qua è la casa dei ricconi una volta, vero? Ehi, il bro ci ha dato la galleria solidarietà. Pipus sessus piselling per lui. Questo vuol dire che alla baia abbiamo 30% di Walrein. Che non so quanto siano rari i tipi ghiaccio in questo gioco, ma secondo me... Prendiamo intanto Starmie. Bam! Questo Pokémon, ti dirò, non male. Come cazzo hai fatto a uscire da una rete ball? Cattura critica, godo. Ok, questo è un animale. Questo è molto forte. Poi... Still surfando. Anche qui 30% di Sfill e 5% di Remoraid. Il resto è Frillish che è close, ovviamente. Boom. Ale. Eccoci qua. Queste ti direi che sono due ottime catture a sentimento. Alla peggio ci accogliamo quello che esce. Se escono Drifblim o Absol o Altaria o Goldaxi, boh, va bene.
Doveva andare così. Va bene. Non il GOAT delle Nuzlocke con ogni probabilità. Buon Pokémon, Zebstrikam. Ora, se non ricordo... Sì, esatto, la mia parte preferita di questi giochi. Danziamo senza un perché e senza un perché un dì spariremo. Io immagino questa scena. Ok. Game Freak. Devono sbarrare l'accesso a una zona post-game. Una cosa normale nei giochi Pokémon. E hanno sempre trovato delle motivazioni abbastanza anche, cioè nel senso, creative, no? Il tizio che deve pulire quindi non puoi passare, il tizio che ha perso una cosa la deve cercare, non devi passare, una lotta Pokémon, il mal di testa degli Psyduck, e poi danziamo senza un perché, senza un perché un dispariremo. Questa è letteralmente... Esatto, sai cos'è? Questa è loro che dicono: ascoltami un attimo, giocatore di merda, bambino del cazzo, di qui non ci puoi passare, è una roba per dopo, la puoi smettere? Questo è il messaggio intrinseco che manda questa gente. Pick gioco, si chiama pick motivazione. Signori, è andato un momento, Azumare, il panchina, dentro Swan, il Pokémon peggiore che l'umanità abbia mai concepito, almeno a livello... di Nuzlocke. Io penso che sia uno dei Pokémon più imbarazzanti e meno giocabili che esistano, questo. Vai, Tony. Quante Nuzlocke avete trollato perché non vi ricordavate questa lotta? Io nessuna, ma... perché non ho mai fatto una Nuzlocke in questo gioco, a quanto pare. Ma nella solo mossa di stato, nel mio video, link nelle schede se l'editor lo sta lasciando nel video. Vabbè, una lotta, cosa è? Eh? Avevo skippate, ho fatto un casino. Senti, amico Unfezzo, beccati scintilla, va là. Non ti one shot tanto. Par, benissimo, ventagliere. Bravo, bella mossa ventagliere, ci sta. Vertivolt, così siamo già pronti per eliminare il suo prossimo Pokémon. Che è Simi Sage, quindi... Boh, sì, Crobat. Crobat, vabbè, entrerà Sampuros su Crobat, logicamente. E tu, che se ne frega. Senti, voglio dire. Sembra veramente tranquilla la situazione. Ho davvero visto un po' un Samurot tirare vendetta su un Crobat? Ma questo il Team Plasma insieme al Burlan gli ha rubato anche il Qui, sì, evidentemente. Ah, va bene, ok, ho capito. Un'ipercursione. Merda, ho finito il funesto vento in tutto questo. Ridendo e scherzando. Sei buono, sei veramente un fallito. Mamma mia, Samurot. Samurot, che vergogna, eh. Crobat se fa leccate, mi paralizza Crobat, bestemmio Dio. Ciao. Samurot, ripeti, è normale. Ma siamo così forti che anche il Team Plasma deve essere... Ma io sono forte, tu non sei forte. Tu sei un pipone. Ripicca. Senti, ripicca de che stai per diventare figa di coccodrillo della sabbia. Mi spieghi un attimino che cosa ti serve ripicca quando hai uno degli attacchi fisici più forti del gioco? Vabbè, questo è un gran Pokémon, eh? Questo è veramente bello. Qua hanno detto, voglio fare un Pokémon fico nel culo, e l'hanno fatto. Aspettiamo! No! Te la metto ripicca, bro, è letteralmente la mossa più inutile per te. Senti, Swanna, che ne dici di andare in lead e divertirti? Vai. Vediamo quanto ci mette a morire questo aborto del creato. Ok, viso truce. Siamo comunque più veloci. Bravo, Swanna, che eroe. Vediamo quanto ci mette a scioppare. Dammi quello che vuoi. Sono tutto tuo. Dal verso. Oh. Allora, Absol, Pelipper. Oh, no. Fatemi indovinare. Ferrothorn non è più l'unico tipo erba. Eccoci qua! In realtà Tangrowth è un ottimo Pokémon, ragazzi. Se entra domani Soul Link con Ciccio Game. Andata. Andata, andata! È fatta, è andata. C'è molto da fare. Liana! Sapete che penso sia la prima volta che gioco Tangrowth in un hardcore Nuzlocke? Questo è un buon Pokémon, eh. Purtroppo non credo abbia Regenerator. Se non sbaglio è Hidden suo. Ma abbiamo il tank della crescita. Io non ce la faccio più ad avere questa natura. Ce l'hanno tutti i miei Pokémon della Trashlock e della Monotype Coleottero. Sono Araria e belle, ho usato volo per questo fatto prima. Grazie per il tuo aiuto sul Monte Antipodi. Se proseguite dritto dopo forte brezza c'è Ore Duopoli. Ma prima di separarci vorrei farvi parlare con una persona. Ho sbagliato tutto, ogni cosa ho sbagliato.
Andiamo a parlare con la persona. Volevo curarmi al centro Pokémon, ma fa niente. Andiamo a parlare con la importantissima vecchina che ci darà l'importantissima lore di quinta generazione. Posso dire che voi avete provato a seguire queste parti? Una mica vista, sono davanti a te. Via via, quanta foga. Chi abbiamo qui? Un paio di allenatori ficcanaso, sembrerebbe. Lasciate che soddisfi la vostra innata curiosità con qualche racconto. Allora, volete sapere la ragione per cui faccio ancora parte del Team Plasma? Questo dialogo di Violante è bellissimo. Godiamocelo. Facile, voglio capire come cambierà il mondo. Statemi a sentire. Non credete anche voi che i Pokémon possano essere considerati una metafora della natura stessa? Un po' come le Pokémon lo sono della civiltà. L'uomo moderno conosce solo la realtà della civiltà ed evita a tutti i costi di metterla in discussione. Eppure la natura è almeno altrettanto importante, non pensate? E adesso chiedetevi cosa accadrebbe se il Team Plasma conquistasse il mondo. Le persone dovrebbero gettar via le loro Pokémon e con esse la loro tanto amata civiltà. Sarebbe uno spettacolo incredibile. L'uomo posto di fronte al trionfo della natura. Questo dialogo qua, questa motivazione di Violante è top motivazione di un cattivo. Violante che dice: io che sono un saggio, che sono un filosofo, perché i saggi alla fine quello fanno, voglio vedere che cosa succede. Il motivo per cui supporto questa roba è per ragioni filosofiche. Non etiche, evidentemente. Mentre invece dall'altra parte i saggi del Team Plasma buono, quindi di quelli che hanno lasciato il Team Plasma, che hanno ancora la vecchia divisa, sono invece più etici nelle loro scelte. Sono trovato un dettaglio molto 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 bello. Schermo luce. Bro, sono... mi sono distratto. Se ha inseguimento mi sparo in culo, ragazzi. Non una giocata top tier da parte mia. Ok, non ha inseguimento. Non una giocata top tier da parte mia, decisamente. Il lato positivo è che gli beito i danni. Certo che, porca troia, quel Golbat Acrobatics è fastidioso. Bravo, Samurott. Perché Vortex palla, basti, no? Vai, potevo tirare i grab. Gravity, armita simpatica. Bro, non tirare, ripeto, non ha ancora attaccato. Potrei aver rischiato qualcosa, ragazzi. Dubbio. Prego. Non tranquillo. Preferivo Roserade, ma... bene, mi piace molto Livenny, è un Pokémon molto simpatico. Vieni qua. Boxa vita? Boxa vita, probabilmente. A parte che qua c'è Virizion. Ciao, Viri. Il Pokémon della virilità, Zion, perfetto. Dicevo, qui con un po' di olio di gomito abbiamo Gliscor garantito. Considerato che abbiamo la Toxisfera, Gliscor può avere altro. Velencura è speciale, fuck. E allora niente, Toxisfera rimarrà in mano al Zangoose, ragazzi. Direi che... eccola qua, la host del... la classica host dei percorsi di Unimam. Va bene, dai, cattura. Ci vado proprio a cazzo... aspetta, ma nell'erba scura magari c'è qualcosa... no, è tutto uguale. Non quello che temo. Questo è close, lascia perdere. Per favore. Per favore. No, gattino bianco. Gattino bianco. Il re del box 2. Lo chiamavano. Vai, allora, sta palestra sarà piena di Draddigon, immagino. Saranno in generale tutti attaccanti fisici. Io mi giocherei Cofagrigus e poi in caso gli switch su Tangrowth, dai. Non che si sia prontissimi, ma cercheremo di fare del nostro meglio. Bellissima sta palestra. Soprattutto la host. Proviamo, gente. Ok, non penso che questa roba qua sarà fattibile Deathless. Penso che dovremo abbandonare qui il sogno della Deathless. Che accanto ne abbiamo la Baccastagna e alla peggio abbiamo qualche riposo. Buon game, ragazzi. Allora, qua entro di Ferroton. Poi una certa con Cofagrigus possiamo pure provare a fare fuoco fatuo se ci viene, Ok, il danno non c'è. Ora, questa, se lui non è troppo stupido, è vendetta, logicamente. Andiamo da fam. Ok. Questa è sicuramente un opening meno rischioso di quella che abbiamo pensato prima. Deve avere coda drago a una certa. Però ok, lui tira sgranocchio, bene. Credo che non sia sempre garantito. Qua arriva la Seatrus, bene. Che tiri sgranocchio. Così come non è sempre garantita vendetta su Ferrothorn. Però finché riusciamo a rompergli i coglioni. Su Cofragi possiamo fare anche un'altra cosa, raga, secondo me è una certa. Andiamo, vedi. Fagrigus è di una fragilità disarmante, raga.
Stocco Fagrigus è di una fragilità disarmante. È vero che a lui ha forza bruta, ma con frana non sta. Ora io leggo questa play. Cofagrigus dentro, in teoria tanca. Ok, vendetta. Qui, anziché mettere Ferrothorn, buttiamo Walrein perché non arriva mai vendetta. Poi Walrein è più veloce e raggiungerà la kill. Potrebbe arrivare frana però. Potremmo entrare di Crocodile allora. Crocodile sgranocchio kill. Sai che non ne sono sicuro al 100%. Crocodile qui kill. Di sgranocchio. Ok. Oh, qua ci rischiamo vendetta. Comunque lui sta a meno uno, quindi non ci killerebbe. E secondo me noi killiamo lui. Yes! Gestito magistralmente. Boia, subito. Questo se legge la kill va di Forbice X e non Drago Danza. Dimmi, ti prego, che fai così. Yes! Ok. Aggron è impenetrabile. Questo ora comincerà a Drago Danzare. Va bene, credo che gliene servano almeno 4 per sperare di buttarci giù di crit. Metal testata dovrebbe essere 2 hit. La Citrus, quindi saranno 3. Wow, quanto ha detto. Ok, calma. Rimaniamo con Aggron. Ok, pensavo di fargli almeno il 50%. Crit. Che culo, GG. Però devo dire che va bene così. Ok, GG, raga. Ora arriva Geoforza garantito su questa slot. E devo dire Tangrowth qua. Questa non farà neanche benissimo. Però lui ha 80 di attacco speciale. Guarda che è poco. Ok. Ok, lui insiste a fare Geoforza. Strano. Gigatrain farà 30%, 40%. Io avanzi, grande Tangrowth, te l'ho detto che era la soluzione per Flygon. Allora, lui andrà a giocare una cura. Va bene, allora, salvo disastri contro Altaria, dovremmo essere usciti Deathless pure da questa. Il crit su Haxorus ha aiutato. Doveva finire, dovevano esserci problemi gravissimi per non vincere con Haxorus su Aggron, ma meno male che abbiamo trovato la soluzione finale. Ok, per pozione, d'accordo. Qua ci curiamo. Easy. Claimo la win. Non ha modo di battermi. Certo che come ha tankato quella Xorus non me l'aspettavo, Forse avrei dovuto farmare Ice Punch. La testata era una 120, Ice Punch sarebbe stata una, beh sì, 150. Sarebbe cambiato poco. Ecco, questo è quello che mi aspettavo che succedesse. Ok, vedi che ho claimato troppo presto. Questo farà frana. Perché no, parasisteme? Boh, perché non la impara forse? Allora, qui se lui tira coda drago è un idiota. Lui potrebbe far frana e se mi fa fleggiare poi contro Altaria, che ha fuoco bomba, quindi Ferrothor non è buono. Ah, non era parasisteme, era paralizzante. Erpanza, sì, te lo sei perso. Allora, io credo che qui l'idea migliore sia Crocodile. Mal che vada, è comunque un intimidate e poi rientriamo di Tangrowth. Oddio, forse crit, sì. Cioè, la sua... Il tacco speciale è nullo, eh. Sì, decretteramo giù. Allora, ho rischiato una cosa stupida, dovevo mandare Tangrowth. Va bene. Questo ci dà una mano perché Altaria qui non entrerà con Canto, ma andrà sicuramente a tirare Drago Pulsar perché dovrebbe leggere la kill, neanche Cotton Scudo. Questo ci garantisce finalmente lo switch su Walrein. Che sugli altri avrebbe sofferto, per questo non l'abbiamo giocato. Sugli altri avrebbe sempre sofferto, ma su di lui dovrebbe essere in ciabatte. Questo Drago Pulsar dovrebbe fargli 30% massimo. Crit. Haroldi crit. Ha già crittato. Se critta due volte back to back è bravo. Siamo d'accordo su sta cosa. Spiger ha già Aurora, dai. Ok, GG, god, abbiamo la bacca. Sapete che non so se lo shottiamo? Non penso, sarà 80% sta roba. Non so se si cura. Drago Pulsar, ok. Se non critta abbiamo vinto. L'ha già fatto una volta. Deathless ancora integra. Let's go. Siamo stati abbastanza fortunati, ma in realtà abbiamo fatto... abbiamo gestito molto bene il Draddigon. Abbiamo trovato una soluzione molto efficiente. Quindi in realtà meritata. Il primo... Draddigon era il Pokémon più pericoloso del suo team. Dai, questa è una scena... Allora, io lo dirò sempre. Nero 2 e Bianco 2 sono dei bei giochi. Hanno un po' il gusto della pomposità. Cioè, nel senso, questa cosa. Oh, grazie, sì. Dovla, per altre 5 sub regalate. Flamingo che 96 ha regalato. Questa cosa è proprio pacchiana. Cioè, tipo, famo una roba folle in culo.
vai, bam, e distrugge il mondo. È una tamarrata, così come era una tamarrata il castello che sorgeva dalla terra nella Lega di Nero e Bianco, che è una cosa che mi ha sempre fatto specie, essendo una trama molto concettuale, molto profonda, ma poi ci sono queste cose da tipo film Marvel che sono completamente folli. Ci ho detto, questo è un momento molto figo. Cioè, per essere tamarro è molto figo. Avrà crunch questa roba? Oh, vabbè, sì, ragazzi, oh, sì, ho capito, Prena ma mi sembra. Ci ha regalato 50 abbonamenti. E mi tocca segarmi, tocca segarsi stasera? Lo panni, vai, vai. Giusto così, oh Gesù Cristo. Vai, dentro, vai. No, ritorno, non calcio salto, grazie. Iperzan, easy, Dofla, Fengu, grazie. Cioè, nel senso, guarda quel counter degli abbonati, con la musica dell'host della vittoria. Thanks. Hype Train livello 12, non lo vedevo da un po'. Sapete da quando? Dalla pill. Scusatevi, è stato molto difficile. Si è scollegato tutto. Oh sì! Mi sono bloccato. Oh, grazie, sì, per le 50 oh, sì, sub. Doflamingbook96 ha regalato 50 abbonamenti. Grazie per le 50 sub, ma sono fermo. Tornato! Scheda di memoria assente, non è vero? Sacco di abbonamenti quest'oggi. Ah. Oh sì. Vabbè, porca. Oh sì. Vabbè, ragazzi, oh, sì, nel senso. Renal Fenguruz ha regalato 50 abbonamenti. Si mangia anche questo mese. Si mangia anche questo. Pensa all'editor che avrà questa clip sott'occhio e dovrà tagliare tutta sta merda qua e dirà: ok, quando è che finisco di dargli i soldi che devo fare il mio lavoro? Anzi, sai cosa farà l'editor? L'editor vedrà questo video e fa: oh, senti, comunque, visto che ho editato il video, il 30% delle subs me le puoi rigirare. E a quel punto niente, si mangia, ma molto meno bene. Oh sì! Tutti più forti, grazie, oh, sì, Ale, per la sub, oh, regalata. Figot ha regalato a Piselling un abbonamento. Figot gift dati a un sub to Piselling. Ecco. They have given 24 gift subs in questa sub qua, se non sarà nel video che uscirà, sarà la dimostrazione che l'editore ha tagliato tutte le parti in cui mi avete regalato sub. Grazie, grazie mille, raga. Accidenti, dover lottare con questo freddo è dura, ma finché tremo vuol dire che sono vivo. Ah, merda, devo affrontarlo ora. Ok, non ricordavo di doverlo affrontare. Abbiamo Magmar, abbiamo Aggron. Questo è al 50. Ah, già, è vero, perché siamo in ostacolo. Che fa? Resto in campo un attimo. Ah, Riflesso, va bene. Metà vita la famo? No. Recreogon è un difensore speciale, no? Merda. Aggron cos'ha come item? Una bacca cedro. Vabbè, buttaci Aggron un attimo, che dovrebbe in teoria tankare bene. Protect, stogliamo un riflesso. Magmar e Violite forse più safe. Ok, finisce il riflesso, così almeno poi Aggron subentra in altri contesti. Minchia, è veloce Cryogonal. Giù, bene. Questo è pieno di Cryogonal, fermi. Ok, schermo luce, d'accordo, meno male che sono andato di fuoco pugno. Giù. Allora, Weavile in linea teorica dovrebbe essere proprio... dovrebbe mangiarselo Aggron, a meno che non abbia colpo basso. Se hanno una coverage, unlucky, però. Fai protect. Peccato una setra, scusate. Ciao. Vai. Andiamo avanti. Trio non proprio chiaro. Non mi ricordo. Lì c'è un altro cap. Lì c'è un altro cap, vero? È 51. Pensi forse di prenderti il culo di DNA? Sì, in teoria. 51 in normal. Ah, merda, siamo lì, eh. Rischiamo di sforare. Ok, Powinyard, sì, hanno i B-sharp-like questi. Aggron, divertiti. Se non altro, Aggron non parteciperà. Wow, e questo perché ha tankato così? Shottalo. Dicevo, se non altro, Aggron non combatterà mai nella palestra di Ciprian, ecco. Mettiamola così. Ok, notte sferza più 2. Oh sì! Lo teniamo. Oh sì! Oh sì! Max Power, okay, ha rinnovato l'abbonamento. Ariside top 10 stirati. Ma Ariside è completamente stupido in questa parte qua. Oh, ok, lo stavano cercando alcune DNA. Adesso lo tiro fuori dal tuo nascondiglio per fartelo vedere. Un coglione patentato, uno stupido mai visto. Non mi ricordo, dicevo, vorrei verificare se è già accessibile la grotta costiera, oppure se la grotta costiera è accessibile da dietro. Cosa fa il cos'è? Non sapevo che se provi a passare per la grotta costiera ti diceva che eri stupido e hai scelto la via più difficile. Qui c'è un tizio che ha tipo i rock and roll, no? Io mi rock and roll, sono studenti come te.
sono dei rock and roll, hanno tutti vigore. Io ho un Pokémon con giga assorbimento. Tutto sommato, e avanze, tutto sommato non mi sembra una sfida complessa. Ti giuro che se a un certo punto manda dentro un gigalito lo denuncio per frode, eh? Vai Tangrowth, tu spamma. Tra l'altro Tangrowth, tu secondo me sarai il CEO della prossima palestra, eh? Mi sembri proprio portato. Vaffanculo Pietrataglio. Giù. Vai, Pietrataglio anche crit, non ci killa. E poi se fai terra in pesta. Ok, fai batti terra. Allora, d'accordo. La tua forza è reale, sia che mi regolare dobbiamo continuare. Ma tu devi qualcosa? No, è completamente inutile sto allenatore, va bene. Peraltro, non avremo la cattura. Cioè, skipperemo pure la cattura nella grotta. Ma il percorso 21 è cattura. Che cosa c'è al percorso 21? Ti direi che qui prendiamo Mentike o Remoraid, chi viene fuori. A Grecalopoli prendiamo Basculin e bella, cioè nel senso scialla. Dai, trovami... O è Remoraid o è Mentike sta roba. O, ovviamente, oppure Frillish che è close, però questo, logicamente, forse non l'avevo specificato. Pesciolino, e invece è una medusa spettrale. Pesciolino. Oh! Eccolo che arriva, sì. È proprio lui, sì. È proprio pesce, sì. Visto? Gabbo la... sottolineatura. Pesce H47, pesce attentatore. Devo trovare il Pokémon. Ok, basta, dai, volevo fare una gag, ma mi sono rotto i coglioni. Adesso mi dai il mio Pokémon, andiamo a... Dai, per favore, possiamo? Vorrei andare avanti nel gioco oggi. È impossibile andare avanti. Se il prossimo è Frillish, esco il cazzo su Reddit. Bene. E una ce l'abbiamo fatta. Se il prossimo è Frillish... in tempo a dire qualcosa. Porco due, ragazzi, comunque è un 35%. Non è una percentuale assurda. Poi devi pescare? No, perché nella wiki sta scritto una cosa. Adesso vado su Bulbapedia. Bro, 65% di Frillish. Poi ci sono anche altri Pokémon in teoria, guarda. Vediamo. Percorso 21 usando Surf, Remoraid, Mentike e Frillish. Questo in italiano. In inglese viene riportata la stessa cosa. Probabilmente, raga, sono solo parecchio sfortunato. Attendiamo, che vi devo dire? Perfetto. Perfetto. Ai! Ma qual era? Nel 35%. Va bene. Facciamo che va bene così. A inondazione. Miam. Vai. Bene. Pokémon assistenza. Ma ha bisogno di tanta assistenza questo Pokémon. È davvero tanta. Ha bisogno di tanta assistenza. Non è male, a desiderio. Anch'io ho un desiderio. Non vi posso dire quale, però. Senti, ma io c'ho uno Zebstrika. Voglio dire, sono nella water. Se adesso non è free... Questo Pokémon è molto più forte di Alomomola. Va bene, si è messi bene in questa Nuzlocke. Non dobbiamo fare una... Non ne faccio una questione... di difficoltà, ne faccio una questione di principio. Ok. Questo, scusatemi, questo sarà il tunnel che io percorrerei con voi, perché questo è uno dei posti più fighi di Pokémon, secondo me. Questa roba qui ha una vibe di Ultra Sole e Ultra Luna mostruosa. Guarda, guarda questo momento di grafica. Quanto doveva proseguire Pokémon su questa strada. Sì, è Basculin garantito. A meno che non vogliate Corsola, ragazze. Dai, piglia Peshong. No, basta, ti scongiuro. Questa hardcore Nuzlocke che ti farà trovare Frillish. Bro, basta. Oh sì. Mishima, no. Si è rinnovato l'abbonamento per 23 mesi. Dai, il Pokémon ti voglio io. È un Basculin, è letteralmente il Pokémon più comune della storia di questi giochi. Dammi Basculin, ti scongiuro, ti prego in ginocchio. Faccio un pompino anche, eh. Bravo. C'è i Bacirdix 25 in a Land of Yore, where Peepus did sesos, a night in shining piselling Peepus is way home, chi battled Peepus foes, sesos is piselling. Allora, per chi potrebbe avere dei dubbi in materia, no? Basculin si trovava anche facendo surf normale. Facendo questa roba qua abbiamo rischiato 30% di Corsola. Volevo dirlo. Ciao Basculin, grazie. Bene. Questa palestra è bellissima e la host è... Posso dire per una cosa? Questa palestra è molto bella, ma la scelta di renderla l'ottava palestra secondo me è un po' infelice.
è arrivato fa perché è andato troppo bene il turno di doppiaggio e qui hai fatto un po'. No, domani è un provino, se non ho più voce è un disastro. Spegni la luce fuori. È arrivato Fabio che ciao. Sarà inutile oggi perché ciao. Stai imitando Tia? No. Ciao. Ciao. hai ragione, allora, non è. Vinciamo questa cos'è? Sì, però no, è il Pokéwood, ma sto facendo le battaglie, non è il Pokéwood, non è il film. Lui ha fatto tutte le miniature della serie del Pokéwood. Editor, questa parte qua non serve che la editi, taglia. La parte in cui ridiamo il cibo. Lascia me così che faccio. Ecco, basta, puoi tagliare. Posto, grazie. Questa nasolo che faccio. no, in realtà dovrebbe essere tutto abbastanza fattibile. Pammo, ritorno. No. Non lo farò, dai, ma non succederà questa cosa. Fantastico. Se mi burna è fastidioso. Ok. Allora. No, non è fatta. Se lui mi burna Azumarill è fastidioso. Vabbè, è già il peggio che può succedere è che perdo un Pokémon. Però finirla Deathless non mi dispiacerebbe, capito? Non posso rispondere alla tua domanda, è un momento molto importante della live. Dopo ti rispondo. Non voglio rovinare il video a... Come si chiama l'editor? Simone. Grande Simone. Grande crit questo. Grande crit questo. E bam, un bel po' di vita. Dai. Allora, in teoria questo è andato. Meno che... Ok. Anche se ci burn, almeno l'1v1 non l'abbiamo portato a casa. Entrerà da Jellicent qua, credo. Se entra Carracosta tiro un paio di bestemmie. Questo realisticamente è Energy Palla, dovrebbe leggerla kill. E confermo anche che pure il nostro c'ha corpo funesto e che qui secondo me di Shadow Ball rischiamo un cretino. Allora forse lo one shottiamo. Mi ero dimenticato di averla appena insegnata. Questo oh, Citrus, se non altro non si cura. Ora dovrebbe essere dovremmo tankare il crit, cioè dovremmo morire di crit probabilmente. Finita la Deathless, GG. Quante morti siamo? Zero per ora Deathless. Conveniva Tangrowth, vero? Beh, oddio. T'avevo detto. No, in realtà conveniva Livenny. Minchia, però Livenny che non ha shottato con verde bufera. Vabbè, nel senso, ne abbiamo rischiati 825.000 di crit in questa run. Prima o poi doveva succedere una roba del genere. Sì, sicuro, garantito. Io mettevo Tangrowth. Garantito. Tangrowth non era meglio di Livenny. Ma sì, ma perché ti spiego? Anzi, se moriva Tangrowth era peso perché Tangrowth. Wow, perché? Nice IQ Mantine qui. Beh, muore. Penso che venga one shottato da Scintilla. Questa è una buona difesa speciale, ma in difesa fisica è un bot. Toc. Strano che la CP di questo gioco sia ancora così stupida. Oh, questo è realisticamente frana. Oh, getta guscio, quindi qua inverti, volta è buona. No, raga, allora sapete cosa? Il nostro Livenny aveva una special defense nerfata dalla natura. Che comunque era più alta della difesa speciale di Tangrowth. In più ha preso meno danni in switch in. Quindi era la call ideale. Se non volevamo rischiare di peccarci un po' di danni di una burn su Ferrothorn, che forse su Karagosta avrebbe creato dei problemi. Quindi alla fine tutto sommato, bravo, fai Jettaguccio, faccio il rigor colpo con la grande lente. Se misso, molta sfortuna, ma dovrei avere tanto tempo per tirarlo giù questo. Via, ciao. Rip Livenny, grazie. Ciao Livenny. Era un bot di merda. Fare schifo al cazzo. Vabbè, ora puoi prendere un Pokémon migliore di Livenny. Ma perché avevi Livenny a fine gioco, bro? Frate, vuoi vedere il mio box? Sì, andiamo a prendere Mianfu, suppongo. O chiunque venga fuori. Sentite, ho davvero voglia di planare la cattura? Oppure vado a caso? In realtà c'è un bel po' di merda su sto percorso, vi dirò. Golduck, Delibird, Mianfu, cazzo, Mianfu al 42 è garantito. Dai, facciamo che Repel Trick mi piglio Mian Shower, raga. Sai che non l'ho capita, perché l'Hypard è molto più bello in 2D che in 3D. Cioè, è molto più bello in 3D che in 2D. Change my mind. Ipoteticamente relegare Embor nel box, perché magari Magma Revolt Condensa potrebbe essere top roba. Non farà mai più niente, però magari. Fanculo Starmie. Questo è un problema. Cazzo mi invento. Beh, Tangrowth in linea teorica dovrebbe gestirlo. No raga, non è il mio coinquilino. Ha semplicemente bisogno di un letto caldo e di un pasto.
ogni tanto e mi tocca ospitarlo. Boh, Crocodile su Drapion in teoria è ultra safe. Tira fossa, questo qua non avrà mai terremoto. Vai, via. Proprio perché è squalificato. Ecco, Intimidate non è piacevole. Questo potrebbe avere Sgranocchio. Diciamo che rimango un po' in campo e lo scouto. Ok, extra rapido. Ancora extra rapido. Di crit sono giù, potrei switchare su Chandelure, ma ho paura. Bello lo spread di Arcanine in quinta gen, vero? Sì, sono d'accordo, molto figo. Molto figo. Swan in teoria. Altro extra rapido. Credo che ho speed. Oh, cioè, a parte extra rapido. Ok, ho rischiato un crit. Giù. Tutto. Minchia, che allenatore questo. Pazzo. Manda Tangrowth che tanca bene in generale. Che fa? Batti terra into Gigasorb? No, faccio Gigasorb. Madre di Dio, danza spada. Minchia, non è neanche 4. Non è neanche 2 hit. Interessante. Aspetta, aspetta, aspetta. Zitto. Allora, frana più 4 la teniamo. Crit siamo giù. Potremmo flinciare. Non abbiamo vere out. Se non Crocodile Intimidate. Ma poi dovresti comunque outspeedarlo. E non credo che succeda. Penso che rimarrò con Tangrowth. No, crit, no flinch. Crit, ma non ci credo. Allora, frana più 4 la teniamo. Quante morti siamo? 0 per ora Deathless. Ok, ci ha preso un po' la sprovvista. Abbiamo vigore, lo killiamo. Ma dai! Vabbè, è morto Tangrowth, pace. Non volevo rischiare Crocodile, raga. Mi rompo i coglioni a tutti i Pokémon. Tranne ad Aggron, in teoria. Se un altro Aggron ha vigore. Allora, questo... Se ha guscio scudo è la nostra cattura di questo luogo ed è molto forte. Potrebbe avere anche vigore, che comunque non sarebbe da buttare via, ma di certo non vado a tirare metal testata. Fai battiterra. Ok, lo danneggiamo un po'. Lui fa forbice X, ok, questo mi fa pensare che... Oddio, in realtà è un selvatico, potrebbe anche avere... Ma non credo che abbia delle mosse terra. Abbiamo una Scura Ball? No. Mal che vada, no, la Master Ball non devo tirarla perché mi serve per il Pokéboot, giusto? Dai, collabora bro, champ. Uno, due, tre. Dai, per favore, fai una cosa semplice. Perfetto, grazie. Ok, bene. Ed eccoci qua. Nave del Team Plasma. Penso che nella prossima live arriveremo alla Lega a questo punto. Bentornati su Pokémon Nero 2 Hardcore Nuzlocke. Non più Deathless, a quanto pare. Perché nella scorsa live due crit hanno deciso di privarci di un paio di eroi. Tra l'altro, beh, è un'ottima notizia. Vabbè, cercalo qui, che devi fare? Prima o poi si muoverà questa erba, no? Sprecheremo tutti i repellenti, che ti devo dire? Vai, sì, easy turno 1. Audino, a posto. Intanto c'è ancora Viridion che possiamo catturare in mezzo ai ghiacci. Questa... Ma non si può proprio andare, quindi? Lo sapevate? Porco due, si può andare, sono un fallito. Il resto, tutti Audino, e quando staremo per allontanarci arriverà... Godo. Godo! Non posso che goderne! Ah, ipertaglio, certo. Io che mi ero preparato Intimidate. Spinferrate. Questo qua, ragazzi, è qui estremo, eh. Questo è... Bisogna insegnarlo nelle scuole, il mio gameplay Pokémon. Mamma mia. Indebolire il selvatico con Spinferrate. Ma perché non ci ha pensato nessuno? Incredibile. Ultra Ball. Pipistrello di terra. Preso. Bene. Nave del team... Pasta. Sta gag. Quello pensaci tu, non dovresti avere problemi. Ah, dritto così? E voi chi sareste? Vi avviso, non fatemi arrabbiare. Ok, qua ci sono i raggi laser da disabilitare con uno dei puzzle che ho meno capito nella mia vita. Merda, però. Entra di Emolga. Vai. Ok. Niente, raga, certo che posso dire che sa... Ma si è attaccato da solo con gastro acido. Ma Stussy Viper ha appena attaccato Golbat con gastro acido. E Samurott ha fatto ripeti senza aver subito una mossa. Ha un branco di scimmioni questi qua. Una delle battaglie più brutte. Bro, lo sai. Grande Samurott! Samurott 8000 IQ. Lo locca su gastro acido. Bravo Tony. Tony ha capito il gameplay. Entra Drapion. Ora che non c'è Golbat, fai Invertivolt. Levati da malo sguardo serenamente. Butta ferro, vai. Mi sa che... ma infatti non è la prima volta che la CPU di questo gioco
è cursato. Io non ho la più pallida idea di come cazzo stiano giocando, ma di certo non bene. Tira batti terra blind. Mass. Viso truce. Vuoi vedere come troppo la velocità di ogni essere vivente che calca questa ROM? Preparati, cosa ho fatto? Accumulo, vero? Che hai sotto il guscio, diminuisce la difesa fisica. Cioè, questo in teoria significa che io ti ho 18. In teoria. Fango bomba su Samurott, avvelenato. Ok, vabbè, era roll in effetti. Incredibile, ha evitato l'attacco. Tony usa in iperpozione. Vabbè, impossibile fare acquagetto. Vai, bravo Ferrothorn. Ti entra e spamma A. Ok, interruttore 1. Ma è irrispettabile probabilmente il K. Non so, non mi ricordo quanti allenatori ci siano in questa zona, ma... cioè, col fatto che un po' non voglio skipparli, un po' già mi sento morto contro sto Pokémon. Ok, crit lo teniamo. Switch su Ferrothorn. Io quando vedo sto Pokémon qua ho sempre la paura di vedere Flamethrower a tradimento, perché la impara il bro. Quindi boh, niente, alla fine penso che non rispetterò semplicemente il camper gadgets, che non esiste, è una mia invenzione. E infatti dicevo, non li ho ancora trovati dal lato di coso. Embor, tu sei studiato apposta per sta lotta. Per avercela fatta fin qui devi essere proprio in gamba come allenatore. Visto che hai fatto tutta questa strada ti mostrerò qualcosa. Ecco a te Kyurem, il leggendario Pokémon di tipo ghiaccio. Che scelta metterlo lì sotto, eh? Una scelta estetica particolare. Potresti diventare un elemento di disturbo per il Team Plasma. Perciò ti eliminerò subito. Tu e Cryogonal. L'ultima cosa che vorrei fare nella mia vita è una doppia con Tony, considerato che il primo turno di Tony è sempre una trollata gigagalattica. No, no, sensissimo che l'alimentazione stia in basso, però cioè, esteticamente è particolare come scelta. Sincero, non so quanto sia veloce. Minchia, che danno. Infatti è un crit. Non so quanto sia pesante, volevo dire, Cryogonal, ma... immagino non troppissimo. Cioè, un fiocco di neve del resto. Ok, giù. Altro Cryogonal. Cryogonal più Watcher che mi spaventano un po'. Manda Ruggine Man. Wow, schermo luce. Ok, immagino. Bravo, Samurott. Ottimo. Gelo-raggio su Samurott. Rullo duro su Ferrothorn. Spin ferrata, ittano lì. Idrondata, shotta quello. Grazie, perché lo stavo per killare io. Molto, un'ottima idea. Weavile. Merda, ma quanti Pokémon. Vedi che comunque sta di livello alto lui. Ma non vedo particolari drammi. Ok, Samurott alle ore contate. Weavile regge per me. Fai acquagetto, per favore. Cioè, veramente, Tony, veramente. Veramente, un cerebroleso di dimensioni apocalittiche. Ma te lo meriti tutto sto crit, fattelo dire. Tutto te lo meriti. Ma guarda, io non posso che goderne di questa tua morte. Almeno un altro Pokémon. Simi Sage. Lui è un allenatore di Pokémon incredibile e sa giocare ai Pokémon. Tu, siccome sei stupido nel culo, invece... impossibile giocare priority. Niente, Swanna overcappato, raga. I mean, è Swanna. Però, insomma... qua ci sono ancora i tizi o... mi sa che devo menarli, Eri già qui, forse. Ora di dare una bella lezione a questi furfanti. È impossibile essere visti. Andiamo, abbiamo finito qui. Ah no, lui è la roba Sam. Sei rimasto da solo, Decidi allora, con chi di noi vuoi lottare? Ma sono io, non ricordi? Quell'ex seguace del Team Plasma. Faccio la spia per conto di Ross. Ah, ora ricordo, ci stai davvero mettendo anima e corpo. Pensare che eri un seguace tempo fa. Certo, però N si è sempre dedicato ai Pokémon. E ora anch'io voglio fare tutto quello che posso per proteggerli dai malvagi. Capisco. Se il Team Plasma non viene sconfitto del tutto, né tu né N potete mai ristabilire la vostra reputazione. Va bene, allora io vado, Crappo. Carino questo finale, che approfondisce in realtà tantissimo Tony. Vieni da questa parte. Aspetta un momento. Vuole provare a parlare con i suoi vecchi compagni. Ehi, ma quante volte ve lo devo ripetere, testoni che non siete altro? Il vero scopo di Gadgets era quello di conquistare la regione di Unima. Non ha mai voluto liberare i Pokémon. Quella era solo una scusa. Anzi, i Pokémon sono stati quelli che ne hanno pagato le conseguenze. Però ne spari di sbidaggini, non netto. Per chi mi prendi? Non starò a sentire le frottole di uno sporco traditore. Ehi! Levatevi dai piedi se non volete farvi del male. Eccoci qua, un'altra lotta in doppio con Tony. Questo hardcore Nuzlocke ti farà giocare in doppio con il peggior allenatore Pokémon della storia, che tira ripeti turno 1. Invece non è vero, invece siamo da soli. Questa è una grande notizia. Ho un acciaio qualunque. Boh, tira lanciafiamme, magari one shot. Fino a 3 secondi fino a 3 secondi fa non la stava tirando. Perché un'idea era switchare dentro Cofagrigus, ma... beh, in linea teorica Cofagrigus ora dovrebbe essere, non dico tranquillo, ma... oh sì! Abbastanza sereno. Sì! Però Fangonda è speciale. Ah, ecco. Cioè, guarda che veramente, manda Gliscor. E vai, dibatti terra, sereno. Ragazzi, come stanno i vostri Pokémon? Ecco, per voi. Grazie, grazie mille.
Bro, no Melmos. Non ci credo. Ok, un turbinio di emozioni. Abbiamo beccato la erba ondeggiante che ci ha dato Metagross al 33%, che era meno probabile del ballottaggio condito. Ma adesso questa cattura è impossibile. Un turbinio di emozioni quest'oggi all'Etihad Stadium. Non credo che sia l'Etihad Stadium. Batti terra, non morire. Oh Cristo Dio, che danno. Infatti era un brutto colpo psichico. Aiuto! Mamma mia! Ma vaffanculo, ho capito, ma è finita. Meteor pugno. Vabbè. Che hai, agilità? Azzi. Allora. Ma no, mi serve per il Pokéwood la Master Ball. Posso anche. Tanto fuori. Poi non siamo più in Nuzlocke. Se non entra in questa Ultra Ball mi arriva Meteor pugno, tiro la Master Ball, raga. Metagross. Grazie, broski. Ciao. Ok, per il post game mi impegnerò a fare una cattura come si deve. Vai. Però vuoi mettere a avere Metagross in Nuzlocke? Ok, vai. Raggiungiamo la fregata Plasma. Quando incontra per i mari la nave reale di Unima, la sperona. E la nave di Unima gli dice: mi hai fregato. Sono un grande. Sono un grande. L'essere supremo. Immagino, tu vai avanti. Oh god, non devo più fare battaglie in doppio con il clown. La prossima è sicuro una battaglia in doppio con Tony. Quasi, palo. Non c'è Tony, ma siamo lì lì. Quello Scraggy non è simpatico, eh? Però voglio dire, doppio hit per Rajum. Morirà di forza, vorrei ben vedere. Entra serenamente di Gliscor, così poi Crocodile può spammare. Batti terra. Che giocatore. Easy. Guarda. Chromatics e Sgranocchio. Guarda che bei team che ti crei in questo gioco qui. Gliscor, Crocodile, Metagross. Pieno di Pokémon sbroccati che raramente puoi utilizzare. Che ottieni tranquillamente. Credo che questo sia tipo il gioco con le catture migliori del brand. Non vorrei dire un'osservazione azzardata. Però obiettivamente è tanta roba. Ok. 2202. È stato cursato se fosse stato tipo 2022. Teorica. Scusa, sbaglio ora. C'era una battaglia con le reclute. Non devo affrontare Violante. Con un vestito a mo' di botte è pronto ad affrontarmi. Uomo viola. Praticamente Twitch. Assorbi pugno. Vediamo se scoppia. Non scoppia, secondo me ci abbandona Mien Shao. Ma scoppia! Un altro Cryogonal, che proprio perché è Cryogonal piangerà di fronte a questo assorbi pugno di Mien Shao, che non deve far altro che pigiare il celeberrimo tasto A. Entra Weavile, qui Mien Shao lo vorrei switchare perché mi terrorizza il level cap. Entra Magmar, penso sia un Pokémon sereno. Corpo di fuoco, con me non si attiva mai. Sono più veloce, proprio. Così ho splittato l'XP e mi esciamo non sale. Il più grande giocatore di Hardcore Nuzlocke del pianeta Terra. Non della galassia, perché sono modesto. Bando alle ciance. La ragione per cui ho sfidato tanti allenatori di Unima è per capire quale sia il modo migliore per sviluppare il potenziale dei Pokémon. Tu mi sembri molto promettente. Vediamo se hai la risposta che cerco. Impossibile per Acromio capire che il nostro è il metodo giusto e il suo è quello sbagliato. Ha bisogno di essere saccagnato di bot. Momento host. Crocodile, stella del cinema. Scuoti questo terreno. Spiastrella il pavimento della nave. Questa di Volconese potrebbe reggere. Anche Vigore potrebbe reggere. Ti immagini il contatore ban morto? Cannon Flash, dovrei tenerlo anche crit. Il più grande giocatore di Nuzlocke della storia. Ho distrutto una zanzara. Più grande giocatore di Nuzlocke. Più grande assassino di zanzare. Forse questo non è un pregio. Ok, ricarica totale. Ottima idea su un Pokémon che sta per essere one shottato. Cioè, va bene, ok, c'è vigore. In realtà le ricariche totali tirate così a spam sono utili, perché magari se uno non se l'aspetta fa una giocata sbagliata e si guadagna. Però ecco, diciamo che non è il massimo. Bene. Crocodile livello 53, overcap rispetto a Gachis, non lo potremo giocare, ma voglio dire, la situazione è quella che è. Senti, il Broski è esplosione. Credo lega la kill con Cannon Flash, considerato il danno di Magnezone. Tenderei a fare Zeb Strike su Cannon Flash e poi a predictargli esplosione buttando dentro Cofagrigus. Ha funzionato. Ha funzionato. Io che provo a predictare, Magnezone. Go, go, go.
Vabbè, ho capito, ma è stupido nel culo. Ma aveva la kill di cannon flash. Vabbè, ok. Che cazzo è questa IA? Lo sa solo lei. Go, go, go. Siamo tutti d'accordo, vero? Che è tirare esplosione qui era un'idiozia cataclismatica. L'eroe del nuovo mondo. Bene, terza morte. Unlucky por el zebro. Lancia fiamme. Ha un'altra violita? Avrà una natura favorevole, come minimo. Mamma ospedda. E mi fa flinciare? Porco, io. Siamo ospedali? Ah, ha usato agility in switch in. Meteor pugno. Critta. Tanto siamo qua. No, raga, non è la prima morte. Vi siete persi una live in cui ho perso Garb, Tangrowth e Livenny. Non ho neanche portato Kofagrigus al cap. Questo ha fulmine. Ho perso il mio Zeptraker al counter a lui. Vero che c'è Gliscor, eh? Dentro. Ok, perfetto, posso solo che goderne. Ora doppio battiterra, credo che sia giù. Cambio marcia, boostava la speed di 2 all'attacco di 1? Sì, vabbè. Oh fuck, c'è il palloncino stava. Ok, non l'ho visto. Questo potrebbe essere un piccolo problema, un piccolo incidente di percorso. Ok, ora è a più 3. Gliscor non è che tipo per sbaglio lo killi, vero? Possibile, cioè sei bold. Allora, gente, tranquilli. Gliscor è bold. Reggerà. Il più grande Nuzlocker del mondo. Easy. Non dite a nessuno che non ho visto quel palloncino nel set, per favore. BM, che è un po' B, ma anche un po' M. Questo è Energy Ball. Come coverage su Crocodile non è male per un cazzo. Ma farà 50% a dir tanto. Vediamo. Allora, se entro con Kofagrigus e becco energy ball, poi posso... Ok, vediamo il danno. Allora, la situazione è la seguente, raga. Se questa CPU non è stupida, ora è garantito Psychic, abbiamo Crocodile. Questa è l'out che abbiamo. Psychic logicamente ci killa. Sì. Non so se sono più veloce. In teoria, se la CPU di questo gioco non è letteralmente la più stupida al mondo, questo è Psychic e noi possiamo entrare di Crocodile. Altrimenti ho perso Crocodile, che per la Lega è molto forte. Vaffanculo. Pipus, momento. CPU, non mi tradire. Stella del cinema, non mi tradire. Acromi, non essere merda. Sì! Esploderai pure con il magnete del cazzo, ma poi non sei un idiota, eh? Ok. Poi uno inizia a dubitare delle CPU, ragazzi, quando inizia a vedere giocate ai limiti della galera. Eccoci qua. La festa gigante! Questo è il luogo dove risuona la potenza di Kyurem. Da qui Kyurem potrà avvolgere l'intera regione di Unima in una stretta di ghiaccio letale. Mostrati, Kyurem. Ho solo un rammarico, uno solo. E l'insolenza del tuo sguardo non fa altro che riportarmelo alla mente. E per ringraziarti ho deciso di farti un bel regalo, se non altro per il disturbo. Ti trasformerò in una statua di ghiaccio, così potrai assistere in prima fila alla fine della regione di Unima. Kyurem, usa Gelamondo. Pov, noia al Pokewood, finita la Nuzlocke. Sto momento è stupendo. Zekrom, usa Incrotuono. Ed ecco finalmente entrare sulla scena N, un fenomeno da baraccone in grado di parlare con i Pokémon. Mamma mia, che potenza i dialoghi di Gyges, ragazzi. Che potenza, che cattiveria. Zekrom mi ha detto che Kyurem stava soffrendo. Non posso perdonare chi fa soffrire i Pokémon per il proprio tornaconto. E poi a me piace molto Unima. È il luogo dove ho imparato a vivere come un umano. Unima è il paese che amo. Scusate, un momento. Qui ho le mie radici, qui ho imparato a vivere come un essere umano. Momento cazzenna. Cercherò di farvela vedere a tempo, eh? Cioè, nel senso di switchare tra gli schermi quando serve per farvi vedere tutto quanto. È impossibile, è letteralmente impossibile. Che cazzina, raga.
troppo complessa sta cazzina da seguire con le, fare un casino. Col DS speciale rischio di fare un casino. Si chiama Endofusione canonicamente sta roba? Non sapevo. Scusate, sbagliato. C'era lo schermo sbagliato. E vabbè, pace, raga. Siete beccati un momento. Un momento rimpicciolimento. Ah, ma è al 55, per qualche ragione me lo ricordavo al 60. No par? Ok, è assurdo che Dragospiro non abbia parrato. Dragospiro. No par. Miracolo cosmico. Gli antichi scritti raccontavano di questo momento. Yes. Ok, inshallah, bene. Cagato addosso per niente. Buono. Oh, l'unico problema è che non posso cambiare la lead. Incredibile. Eppure avevo Kyurem nero dalla mia parte. Che rabbia. Ora che l'ho perso, mi tocca ricatturare Kyurem. Sapete cosa stavo riflettendo? Switchando Mumia si toglie come abilità, quindi in realtà non è, dovrebbe essere un problema. Però è curioso, Cofagrigus si priverebbe dell'abilità. Rivincita. Ok, Protect, va bene. Tanto Broski non puoi fare tossina. Tira la Shadow Ball. Ok. Questa hosta è più che leggermente remixata, ragazzi. Questa hosta è marcatamente, direi, remixata. Non muore. Ah, questa è una situazione interessante. Allora, dovremmo essere molto tranquilli sui Dragon anche in virtù della... Ma santo Dio! Dicevo, anche in virtù della Life Orb sua e del riposo nostro. Ok. Bene, e ora in teoria siamo al punto di partenza con Ferrothorn leggermente più danneggiato. E abbiamo palla ombra sotto Abil Cintura che tiro piuttosto che Meteor Pugno. Per la semplice ragione che se Meteor Pugno miss, secondo me andiamo un po' in difficoltà. Palla ombra dovrebbe essere due hit. Wow, non è due hit. Mamma mia. Comunque, wow. Vedi, questo è quello che volevo evitare. Qua si rischia un crit. Pensavo tankasse così tanto. Dai, ma che palle, ragazzi. Cioè, oh, roba. Va bene. Grazie, Metagross. Un'ottima prestazione la tua. Niente, un altro crit. Vai, posto. E vabbè, evidentemente funziona così, ragazzi. Che vi devo dire? Evidentemente funziona così. Se vive di crit e basta. Mando Crobat perché con Acrobatics so che killa. E perché non ho paura di perdere la sua cursatissima abilità. Ok. No, c'è un problema, raga. Infatti, dicevo, prendiamo dei danni mica da ridere in realtà qui. Gargartigli. Ok, altro fulmine. 32, dovremmo tenerlo. Credo con la difesa che ha Fraxior di reggere Acrobatics è una 110. Bene, rimane con fulmine. Il problema è che io ho Pokémon lenti. Immagino tirerò Dragoartigli e saccherò Fraxior, giusto? Non mi ricordo quante ricariche totali abbia, ma non ho col migliore. Vai, grazie Fraxior. O Max Roll o Crit o se becchiamo. Ok, Fraxior crittato morto, GG. Qui è Crobat Revenge Kill, sperando che non si curi il bro, raga, altrimenti andiamo in merda completa. Lo dico. Ok. Va bene. Ha comunque retto un HP, quindi min roll. Va bene, non c'è problema. Ok, Hydreigon. Sì, diciamo che 2 a 2 non è il modo migliore di iniziare sta lotta, ma... Non ho dato il bit... Non ci credo, Flinch. Ah,
Voglio dire, regà, non so cosa dirvi, nel senso, ha preso crit, doppio flinch, no miss. Gli provo una fuoco bomba, frate, se non lo tira evidentemente no. Non ho fatto neanche in tempo a tirare a riposo. Senti, qui se non sacco ferro Thorn si rischia di perdere, ragazzi. Se entro di Among Us, Among Us muore, poi non ho col su Sesmiton e mi trita. Quindi, signori, tocca sacca ferro Thorn. Vai, sgranocchio. Per entrare in free switch di Crobat e prendere l'ennesima revenge kill. La battaglia è stato quello che è stato. Acrobatics, revenge kill. Questo viene giù perché è una 110 stab. Bene, vediamo un po' adesso come va avanti la storia. Immagino Sesmitod, immagino Muddy Water, immagino Among Us. Va bene. Purtroppo Drago Furia è una mossa bastarda. Detto questo, già hai capito. Senti che fogli, tiro Giga Drain. Già hai capito, drop della precisione. Già hai capito. Devo pigliare Giga Drain col drop della precisione, raga, sennò era spora. No, questo qua non so se è roll di crit, ovviamente. L'ho preso, incredibile. L'ho preso, incredibile. Non ci credeva nessuno. Bravo, Among Us. Mamma mia, che lotta. Drapion, Night Slash, Earthquake, Poison Fang, X-Scissor. Ah, va bene, ci siamo rimessi in list. Diciamo, siamo rimessi a posto. Detto questo, magari anche meno, Gatches. Vi ricordo che qua non possiamo essere crittati da Night Slash. Motivo per cui qui Crassola è molto buono. Vi ricordo che Drapion avrebbe Sniper. Mamma mia, si è tankato. Ma è ancora più veloce sta roba? Diaz. Può essere più lento? Oh, calcola bene il danno. Qui siamo a 65 HP. Qualsiasi cosa fa la tankiamo. No, bella, ma ora siamo più veloci. A meno che non si cura. Aggron prende il posto di Ferroton. È realistico. Abbiamo anche Excadri Legend. Stiamo giocando pochissimi Pokémon. In realtà, buoni. Ok, 65, 31, 39. Vabbè, oh, rimani intanto. Ok, giù. Ve l'ho detto che questo qua faceva 1v1 tranquillo. Non ho considerato le cure, in effetti. Che avesse tirato sarebbe stato fastidioso. Ok, Toxicroak. La palla ombra non ci farà benissimo, ma non siamo giù di crit mai nella vita. Vabbè, andremo. Ragazzi, tira Acrobatics, ma devo rischiarmelo. No, ragazzi. Bro. Spora e sintesi e lo buttiamo giù di Vitorso l'elmo. Ma Cristo Dio. Ma che cazzo è sta lotta? Questa è la lotta più sfigata che abbia mai giocato. Cosa ho preso? 5 crit? Assurdo. Non ha liquiduso sta roba, vero? Ho sbagliato comunque qua. Devo spammare spora. Non ci credo. Raga, non posso più spammare spora. Meno male che ora siamo più veloci con sintesi almeno. Siamo safe dai crit. Ma che cazzo è sta merda? Questa addirittura prova sbigo attacco adesso. Tanto c'ho sintesi. Ma Cristo Dio, ho il titolo per il video, vediamola così. Il titolo per il video è fatto, ragazzi, certo. Nel momento in cui spammo sintesi, ovvio che... Meno male che Among Us è il GOAT dei Pokémon. Vai, ultima sintesi. 4 Pokémon persi a gratis completamente. 4 crit, 5 crit, doppio flinch. Bravo Among Us. Bello. GG. Bella lotta. Benvenuti, bentornati su Pokémon Nero 2 Hardcore Nuzlocke. Ma è tutta una farsa. per finire il Pokéwood. Pronti? Oggi il piano è terminare tutto quanto. Oggi il piano è portarla a casa. Volevo giocare Zancudo, adesso provo a divertirmi. Ma questo qua mi puzza di Pokémon roccia. Vai. Sapete che io vorrei fare tutti gli allenatori, quindi mi prenderò il mio tempo per annichilire ogni forma di vita di questo gioco. Una elettro, però l'attacco speciale di questo Pokémon è imbarazzante. E infatti fa pietrataglio. Mamma mia, Azumarill! Mamma mia, Azumarill, cosa tiene questo essere? Casetta. Tu che fai?
Buongiorno. Non ho neanche sprecato una squama cuore io per dare lanciafiamme 3 secondi fa. Ma io sono centrato in webcam, raga. Sennò altrimenti Simone bestemmia mentre edita. Momento cattura, vai. Sarà Buffalant. No, ma ho davvero beccato il cespuglio di Audino. Ma io non ci posso credere. Cofagricus, per piacere. Buffalant. Ci gioco il cazzo. E il cazzo lo abbiamo perso per Soak, che tra l'altro grande roba. Ha denti stretti questa roba? Non mi ricordo. Ha vigore, se ci può consolare. E gran fisico. Beh, mi sto cacando nello sbugnos. Cofagricus, io do per scontato che tu sia immune a qualsiasi cosa che lui farà. Sappilo. Molto bene, questa è un'ottima notizia. Frate, puoi per piacere entrare nella Pokéball? Grazie, Soak. Vai nel box, non uscire mai più. Quello che è stato detto a Gabriel Paletta dopo i primi 6 mesi al Milan, praticamente. No, io devo arrivare lì. Come cazzo ci arrivo io lì? Ma vaffanculo, ma... Spero vi sia piaciuta questa gag incredibile. Signori, ho una domanda. Se io vengo qua con Zoroark, con lo Zoroark di N, si triggera un dialogo esclusivo o è nel postgame il dialogo esclusivo? Non mi ricordo. Ciao N. Finalmente, eccoti qui. Ci ho messo un po', scusami, ero impegnato a fare il Pokémon. Oltre questa strada chiamata via Vittoria si trova la Lega Pokémon. Far lottare i Pokémon significa anche farli soffrire. O almeno così pensavo. Ma adesso devo ammettere che questa riflessione è troppo riduttiva. Ma quello che è lì... Ma certo, la ricordo. È Zoroark, quello che mi ha salvato l'altra volta. Grazie ancora, amico. A proposito, tieni, questa è per te. Nella nuova via Vittoria alcuni posti si possono raggiungere solo con cascata. E va bene, grazie. Via Vittoria. Senti, a livello di cattura io prenderei il mio Pokémon Erba nel boschetto e lo aggregherei magari al team per fare la core per la via Vittoria. Mi sembra la cosa più sensata. Tranquillo, sarcofago spettrale. Tra poco l'Hypard esploderà e tornerai in squadra. No, raga, l'Hypard è call per la Lega. Fidatevi di me. Non lo so, però... In realtà, obiettivamente non è una terribile call contro il TP buio. Portatelo dietro, vedi che succede. Contro i tipi spettro, volevo dire. Questo Hypard è per chi ti criticava. Bam! Bam! Come direbbero i Maneskin, parla, la gente purtroppo sbura. Tra l'altro non credo che i Maneskin cantassero propriamente questa cosa qua. Overcappiamo a Azumarill per sta lotta in doppio. Brevi a rimandi, buzz, ok. Orco Giuda, ma perché c'è Zangus? Doveva esserci l'Hypard, ho sbagliato, no! Va bene. Fai individua qua. Ok, va bene, ci sto. No, non ci sto più! Ok, meno male che quello ha fatto troppo forte. Ma no, doveva esserci Fake Out, raga, ho sbagliato tutto. Braviary dovrebbe leggere la kill di troppo forte su Zangus, questo mi potrebbe... garantire uno switch abbastanza tranquillo di Altaria. Certo che se poi arriva una roccia su Altaria è un problema. Forse Grampig è meglio. Ma è Grampig, poi se arriva Archeops comunque viene tritato. Chi preferisco perdere tra Altaria e Grampig? Prendo Altaria o altri volante. Altaria, sì, è la scelta più logica se deve morire Erip. Ha fatto Terrempesta il clown. Meno male che non ho fatto Surf, sennò altrimenti Archeops rimaneva in range. Ok. Buono. Va bene, Altaria 57. Ultimo canto. Mettigliela. Per buttare giù Mandibus, nemmeno un'idea così malvagia, secondo me. Oddio, abbiamo Tossina. Tossina su quest'altra. Ok. Cazzo, anche Breviary ha fatto retromarcia. Entra Carracosta. Oh, switcho dando per scontato che Emboar... Che non arrivi una Water su... Azu. Vado a fare Drago Pulsar, che però non basterà mai. Shotreca. Oddio. Ma c'è la tempesta. Mamma mia, ma che lotta in doppio è questa qua? Con la tempesta che aumenta la special defense. Mandibuzz bullo. Dovrebbe arrivare anche una roccia su... Wow. Ciao Altari. Non potevo saperlo, mi dispiace. Ciao Altari. Rispetto, champ. Non potevo saperlo, mi dispiace. Qui vai a fare questo, vai a fare bruciapelocchio che Mandibuzz... Mandibuzz retromarcia, ma non mi shotta mai. Ok, bullo, va bene. Flinch più idrovampata, Carracosta è giù. Bene. Mandibuzz sta per scioppare. Qui la play è lanciafiamme qua. E Sbigo attacco qua. Cazzo, è confuso. Chat, ho sbagliato. Mi sono confuso. No, qualsiasi cosa faccio mi trita. Facciamo che non mi incasino. Attacco con entrambi e me ne faccio shottare uno.
Grumpig è più veloce. Sulla carta, blind ovviamente, Grumpig dovrebbe essere un'idea buona. Però mi ha messo contro Metang. Detto questo, Metang non credo che possa fare troppo contro Grumpig. Finché fa breccia non può far molto. Psichico, breccia, vai Grumpig, tritalo. Trita, trita, trita Grumpig, fai il tuo lavoro, ecco. Forse qua mando all'Omomola e gioco la battaglia dello stalling. Mi piace calmamente, no, per nulla. Quanto è il danno? Porca troia, all'Omomola, ma che bot. Ma che sega di Pokémon è questo? Madonna, io non lo conosco all'Omomola. Che pippa assurda! Disgustoso! Cioè, prendiamo Grumpig. Qua dovremmo tankare. Ok. Palla ombra più abile del cintura, shotterà? Vaffanculo, Grumpig, sei un clown. Bene, gente, abbiamo perso un altro Pokémon. Ah beh, ma era più due di Calmind, certo. Beh, effettivamente. Questa sezione, ragazzi, l'abbiamo fatta. Potremmo averci perso tre Pokémon, ma potremmo, eh. Siamo in giro con Pokémon deboli, li stiamo... Cioè, con Pokémon non da Lega li stiamo spremendo per essere sicuri di poi non perdere delle pedine fondamentali. Per carità, abbiamo overcappato alcune pedine non fondamentali, ma alcuni Pokémon che potevano far benino, ma... Sì, però all'Uomola, cioè tu non puoi venire trebbiato da Swonna, che nella nostra squadra è un coglione, vero? Sai che ti dico? Rischia il crit. Se muori te lo meriti. Sto spamma Valdeali. Oh, manda. Sì, Audino comunque è 100 volte più forte di all'Uomola, ma stiamo scherzando? Ok, anche lui viene trebbiato da Valdeali, però. Ma hai una mossa diversa da Valdeali, è impossibile usarla? Io ho paura di entrare su un'acqua con... Ma a parte che avevo il condensa, ma rischio. Killato da Swanna. È quello che mi merito per aver flammato questo Pokémon per tutta la serie. È morto Magmar. Siamo stati ufficialmente swannati, ragazzi. Wow. Fa interessante la situazione. Sacca l'Omomola. Ok. Forse stiamo tirando un po' troppo la corda. Vai. Eccolo qua, Cottony. Bene, l'alternativa era Roselia, 30%. Bene, Cottony, penso che rimarrai molto deluso da questo allenatore. Penso che rimarrai deluso da questa squadra. Con che pietra si voleva lui? Pietra solare, ma ce l'avremo? Questa è la zona... Questa è la N caverna. Questo è il luogo dove poi si... Oh, eccoci qua. Che bello avere Swanna qua davanti. Ok, questo è meno piacevole. No crit, siamo salvi. Porca troia, porco 2. Tocca provare ad outspeedarlo. Easy Swanna! Easy Swanna! Bravo! entra di Embora e martel pugno qua, dai. Swanna! Prova a dimostrare in endgame al suo allenatore che non deve essere ceduto in prestito al Cosenza. Bravo! Va bene. Fatti anche questo, che devi fare? Tossina. Bene. Si fa lacerazione, ma è un clown. Riposo. Easy. Ma perché non l'hai fatto prima? Scusami. Vabbè, ok, Bertic è giù. Ora sono rimasto per avere uno switch abbastanza safe qui. E infatti Cofagrigus è top. Frana Flinch sarebbe rognoso. Pippa, mai vista sto Pokémon. Ma insisti, non no Flinch. Ok, qua rischiamo crit. Fai switch in di Banette, che è sicuramente più veloce e sicuramente sciotta con ombra artigli. Bene, Golurk, orca troia. È King del Pokewood, devi pull-upparla. Potrebbe essere la fine del King del Pokewood. È finito il King del Pokewood. La sua avventura in Nuzlocke termina qui, signori. Il King del Pokewood ha fatto quello che doveva fare. Tornerà per il Pokewood, ma per ora è finita qua. A questo livello di vita dovrebbe essere... Wow! Pensavo che una 60 di potenza compresa la stab bastasse per togliergli 2 HP. Lotta come prima nella Lega Pokémon, lo faccio per te. Lui che mi trolla la Nuzlocke. Ricordatevi, ragazzi, che lui lo fa per voi. Vai, un Pheasant. Qua Acrobatics è l'idea migliore. Sarà un 60% secondo me. 60% più bullo. Questo vuol dire avere la testa per giocare i Pokémons. Sei prevedibile, sei un coglione. Se io sono prevedibile, non lui che gli ho letto letteralmente il libretto delle istruzioni. Dubito che arriverò a salto. Chill.
Ok, bullo, ottimo. Questa è un'ottima cosa, perché a meno che lui ora non faccia retromarcia, ma non credo, credo che sia invogliato a fare l'assalto qua. Io posso riswitchare dentro Emolga sapendo che non arriva bullo. Peraltro, ok. Ah, merda, questo potrebbe triggerargli retromarcia. Entrerò comunque di Emolga qua. E bullo, ovviamente una loose condition per Emolga. Qua potrebbe arrivare retromarcia, invece arriverò assalto, perfetto. Tutto come da programma, è arrivata anche una burn assolutamente inutile. Questo consente ad Emolga ora di prendere una kill in maniera assolutamente... Ma poi tra poco prenderà una kill in maniera assolutamente serena. Peraltro l'abbiamo burnato e affacciata. Questa è una situazione interessante, ma ripeto, su Cofagricus non poteva arrivare. Oh sì! Siamo assolutamente safe. Oh sì! Un plan Marco fatto in un minuto, per il momento ha preso per le palle Tony mesi. E l'ha... ribaltato in una Pokemon piazza una che non è Loreto. Oh, sì. E là là, quante sub? Oh, grazie sì. per il Prime. Oh, sì. Fix sottolineatura Antox 2. Fai co, fai qua, si prenderà un 40% perché... Fra, questo è il Cofagricus più scarso che io abbia mai visto in vita mia. Va bene. Questo bello scam, free switch, energy palla, tanti saluti. Bene, tredicesima morte, suppongo. Cofagricus, per come si stava comportando, sarebbe stato l'ultima mia opzione nella Lega. Che bot di Pokémon! Ma sai quanto è overrated quella roba? Forse The Trust è Molga, ma... Ok. Ho sbagliato, perché qui arriva Ricciolata, in realtà. E stavo... stupidamente stavo pensando come ho giocato prima, ma non ho più Cofagricus. Chiami il cazzo. Rasponi. Soak era anche più veloce. Ok, ripresa. Buono, GG Soak. Switch. E qua arriverà O Energy Palla. Per non parlare di Energy Palla, ma secondo me è Energy Palla. Entra di Garbo. Ok. Preparatevi per vedere. Cosa ha Miracle Seme? Farà un 40%. Ah, meno. Forse è semi-stage, è più fisico, non mi ricordo. Ha un Miracle Seme, quindi il danno non è... fare anche qualche altro crit. Bravo Garbodor! Lo svergogna così! Con Funko Bomba crit! Non mi interessano i tuoi dialoghi, sei un clown! Dai! Questi sono i miei 6. Li porto tutti al 58. Vediamo come va. Non è semplice sta lega. Adesso sistemo i set, ovviamente. Ragioniamo anche le mosse. E evolviamo Stario, suppongo. Non c'è molto da aspettare. Vediamo se prenderemo Pisello. Potevamo plannarla meglio, ovviamente. Ma stiamo giocando questa Nuzlocke in maniera abbastanza serena, senza stare lì a fare troppi calcoli. Cure le ho prese. Dai, quello che abbiamo, abbiamo. Ragazzi, sta roba a livello estetico è allucinante. Guarda che cos'è. E Catlina, da questo fiore bianco, esce e fluttua grazie ai suoi poteri psichici. Cubi di forza sovrannaturale ruotano attorno al campo di battaglia. Entra Gliscor, che come ben sapete non è Gliscor. Provocazione. Bene. Ora, secondo me, switch. E invece va a fare raggio scossa. Ok, d'accordo. Rompe la illusion. Wow, sclera completamente. No way! Allora, stop, certo! Lei vede Dream Eater come mossa di danno, non fa Charge B perché non ha effetto, ma la tira comunque perché non è annullata da... Wow! Meraviglioso! Meraviglioso! Non ho pensato che potesse usare Dream Eater anziché Charge Beam. Evidentemente... È come Guzman, vi ricordate Guzman nella Trashlock? Guzman nella Trashlock ragionava nello stesso modo. Cioè, mossa che comunque non aveva effetto la tirava uguale. Questo è un dettaglio della CPU di Pokémon che evidentemente ci si trascina dietro da un bel po'. Attenzione. Teniamola a mente, è già la seconda volta che nei giochi oltre la terza, quarta gen vedo ragionare così. Credo che sia sweep, eh? Vado a più 6, anche Metagross non penso che possa reggere. E anche se fosse, tanto non mi arriva Merarm, probabilmente mi arriva Zenedbat. Semplice sicurezza, tira provocazione. Giusto perché arrivati a questo punto tanto vale. Metti che boh, regge. Ok, Gliscor usa Notte Sferza, che non impara. Ricordiamoci che non siamo Gliscor ma Zoroark, quindi siamo molto veloci. Tra l'altro il fatto che qui siano overlivellati ci permetterà di overlivellare a nostra volta con molti Pokémon. Cioè, finita questa lotta, Zoroark è al 60 sostanzialmente.
C'avevo visto giusto, la Tienam. La Tienam. A roll, ma la Tienam. Ma perché Metagross è Metagross. Detto questo, ha tirato Zen Headbutt. Ma noi siamo Zoroark, quindi che cazzo vuoi farci? Nel senso che giocare Gliscor, cioè giocare Zoroark contro Catlina è una follia. Però non pensavo che sarebbe stato così semplice. Pensavo che Musharna fosse un po' meno stupido. By the way, quasi 61 alla fine di questa battaglia. Si livella tanto perché in questo gioco, se sei underlivellato, recuperi più facilmente. Il gioco ci considera underlivellati perché siamo sotto, ovviamente. Beh, andata bene la prima. Chi è il prossimo? Aggron ci consente anche di entrare tranquilli con Gliscor e gestire bene gli switch. Ho dimenticato di cambiare tutti gli item. Ho dimenticato di cambiare gli item. Cazzo, figa, palle. Li ho dimenticati, palle. Uffa, cazzo, Pippo. La mia canzone preferita. Andiamo a prendere Fake Out. Anche per questo è ottimo Aggron. Siamo sereni. Brutto colpo, infatti stavo dicendo, non esiste che Rhyper faccia così tanti danni. Questo è due hit. Ok, meglio non aver crittato, così almeno posso usare Protect più Leftovers. Protect. Bene. Bene. Ora dovrebbe entrare, secondo me è Scrafty e non Crocodile. Credo che sia T-Murder qua. Invece è Crocodile, non so bene perché, onestamente. C'è la possibilità che Scrafty non legga la kill, forse Crocodile la legge. Questa è un'ottima cosa, perché tu adesso entri con Gliscor su EQ. Pulito. Fai retromarcia. Bel danno. Meglio di così non potevo andare. Dentro il mio Shao. Oh wow, successo un errore qua. Assorbi pugno. Siamo logicamente più veloci. E vi dirò di più. Siamo più veloci di tutti i Pokémon di Myrton. C'è un piccolo problema. Il Bisharp di Myrton ha Quick Claw, Absol, ha Psycho Cut, questa roba qua. Signori, calcio in volo è un 99%. Se prendiamo un 1% si bestemmia. Ecco, questo Bisharp ha Quick Claw. Io ragionerei su ipotetiche alternative. Aggron lo tanka. Benissimo. Ok. Quick Claw into 6% di crit, abbiamo perso. Eccolo qua. Beh, ho fatto Protect, sei un clown. Poi lui farà Metal Claw, penso, eh? Ok. Occhio al suo boost di attacco fisico. Quello potrebbe essere rognoso. Puoi vedere quanti danni fa. Ok, sono ridicoli. Vediamo quanti ne facciamo noi. Fa paura più il suo boost di attacco fisico, Anche se andasse a più 2, con gli avanzi lo gestiamo. Guarda, tanta roba a privazione, sapete? Oh, cazzo, sicuro? Minchia, quello è un range da cura? Wow. Ok, immagino. Quella roba è un range da cura. Va bene. Perplesso. Qua se avessi dato battiterra, ma ci siamo dimenticati di fare le cose per bene. Crit. È evidente, no, quello che volevo fare. Non, certo non volevo tirargli knock off per fargli del danno. Volevo togliergli il rapid artigli, che è una loose condition. Direi che si capiva. Ecco. Quell'errore sulla full restore rischia di costare caro, Probabilmente crit siamo morti. Eravamo a roll. Oh, un crit lo teniamo, ma qua il problema è che poi tanto aggro lo dobbiamo togliere. No, non ha sbigo attacco Night Slash. Zoroark rischia crit. Starmiela è l'unica scelta sensata, ragazzi. Fra! Che non li ho curati di pippi. Come cazzo è successa sta cosa? Ok. Spera che vada giù. Dai, è andata. Crit inutile. Questo è crunch 100%. Mian Shao into Jump Kick dovrebbe tritarlo. Ok. Probabilmente se vogliamo essere chill, assorbi pugno è ancora più safe. Giochiamola safe. Tanto non viene shottato, ma siamo safe da crit adesso. Ha fatto roccia tomba il campione. Ok. Peraltro sì, penso di essere comunque più veloce a meno uno, quindi chill. Lefties. Ok. Abbiamo rischiato un 20% importante. Però se ci dimentichiamo di cambiare le mosse prima di entrare in battaglia, non ce la caviamo.
Poi in realtà siamo stati un po' sfortunati. Ripeto, se avessimo avuto Battiterra su Aggron era ottimo. Avrei dovuto pensarci. Unghiaguzzi Zoroark, che è risaputamente un mostro in questa lega. Il giorno in questione è ovviamente lo scontro tra N e il giocatore di Pokémon nero e bianco. Coughing. O forse no. Ok. Spoiler alert. Non è Mien Shao. Vediamo cosa fa. Secondo me fa Will-O-Wisp. No, beh, potrei fare anche Psychic. In effetti. Andiamo. Nice. Unghiaguzzi Sweep. Ok, immaginavo sarebbe successo. Pigia quel tasto, va. Domanda. Mi è venuto il dubbio. Adesso che io perdo Illusion perché lui ha mummia, perdo l'illusione? Merda! Ok, 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 ok. Non l'avevo considerato. Interessante. Bello. Plot twist per Antemia. Ok, senti. A più due verrà giù sta roba. Ok, credo che sia sweep. L'unico è Chandelure davanti al quale dobbiamo switchare. Zoroark non riesce a sweepare qua perché probabilmente il Zoroark speciale ce l'avrebbe fatta. Zoroark speciale ce l'avrebbe fatta. Ok. Merda, burn sarebbe un problema. Ci ho pensato. Uff. Ok. Avrei potuto dare una bacca a Frago. Non ho pensato a burn, alla burn di fuoco bomba. Abbiamo rischiato qua un 10%. Ok. Vediamo quanto è il danno. Forse rischiamo un crit su Starmie, sapete? Non ci credo. Merda, abbiamo perso un Pokémon. Pensavo reggesse molto di più. Per una Citrus. Secondo me è sack di Zoroark, chat. Contro Marzio è inutile. Contro Iris non fa quasi niente. Io sacco Zoroark. Ho sottostimato i danni di Chandelure. A 61 magari tanca uno di vita. Ora, Aggron into Protect. Certo, sarà interessante gestire gli altri Pokémon di questa. Però, in teoria, Gliscor dovrebbe far bene. Qua arriva scontro. Meno che non è PP maxato. Se è PP maxato, ha vinto. Easy. E Kum. Tirato EQ perché ha Flame Body. No, Gliscor. No, Crocodile. Come hai fatto a non shottarlo a 44 di difesa? È mo' sicura. E noi abbiamo dato il Bitorzo l'elmo a coso, sacrificando... Persa. Abbiamo perso con Antemia. Ok, vai, ci sta. Immagino errore di valutazione. Qua avevo dato Bitorzo l'elmo per gestire Banette e Golurk. Qui avrei spammato un po' di Battiterra. Questo ci fa pagare pegno perché logicamente qua con Acrobatics non item adesso avremmo vinto. Ma qui lui adesso outspeed e shotta tutti. Umberden. Col senno di poi Gliscor sul Bitorzo l'elmo più Crocodile era vinta. Ed è qui lui rolla Acrobatics, becca Bitorzo l'elmo, muore. Detective sottolineatura Bonnie Cirdix 25. Vai Crappo, non darti per vinto. Ok. Perché Aggro è l'unica scelta. Protect. Lui farà Psychic. Tanco Psychic, tiro Toxic. E la situazione si fa interessante. Oh Cristo Dio, ha trollato! Aspetta! Non mi stare! Aspetta che ha trollato! Aspetta che è impazzita! Aspetta che è impazzita! Aspetta che ha trollato! Ho preso la giocata della vita! Sì. Starmie. Into. Mien Shao. E qua arriva Sbigo. Invece è arrivato un Bartigli. Sa che era una 35 di potenza. Shadowclaw era una 100. Vabbè, ma tanto a prescindere. Quindi Sucker Punch fa un terzo di 100. Dovremmo essere safe. Ok, siamo da Marzio. Allora. Non so. Non lo so, raga. Non penso che sia giocabile sta partita. Non so se ve la porterò a casa con tre Pokémon. Per carità, abbiamo Starmie. Sì, e purtroppo mummia di Cofagricus non l'ho considerata e ho sottovalutato Chandelure. E poi ho sbagliato la stima su Drifblim, evidentemente. Io ho pensato che livello 60, ma la modalità ostacolo lo aumenta. Sgranocchio, 44 di difesa, va bene 150 di HP, ma 40 di difesa, sgranocchio, stab, Crocodile. Purtroppo Aggron era stanco, evidentemente, perché è dovuto andare a tankarmi. Ho sbagliato un po'.
Vai ragazzi, buona fortuna. 3 contro 5, dobbiamo uscire illesi. Vedremo ovviamente se ci sono dei crit da rischiare. Li si rischia ragazzi, non è che ci sono alternative. Al super 4 più difficile con 3 Pokémon, non penso che vinceremo. Sarebbe oltremodo divertente uscire con un solo Pokémon e andare da Iris con solo tipo Aggron e dire vabbè Iris, famose due risate a sto punto. Mianxiao, critta! Critta! Svoltala! No. Battiterra, ok, buono, bene. Danno ridicolo. Ok, lo dobbiamo andare a killare, eh. Poi credo, temo che entrerà... Non ne ho idea, raga. Acrobatics. Oh, questo deve sciopare. Ok. Merda, però c'è un problema, raga, no! E ora siamo più lenti. Siamo più lenti di Lucario. È finita. È proprio finita. Tarmi into switch su Mianxiao, su Shadow Ball o Calmind into Jump Kick. Vai. Proviamoci. Ok. Bene. Qua ho Shadow Ball o Calmind. Dentro Mianxiao a tankare Shadow Ball. Questo lo tiene sicuro. Crit a parte, logicamente. Ha Wise Glasses, l'ho notato adesso. Forse non lo tiene. Lo tiene. Ora, se fo assorbi pugno e killo, top. Scrafty era rimasto a un HP, a pochissimi HP, giusto? Svoltamela, campione. Ok. Ora siamo 3 contro 3. Allora, temo che lui possa fare anche i jump kick, onestamente. Ok. Ok. Bene, Aggron ufficialmente useless. Con Keldur. Oh, Acrobatics non lo killa mai. Hammer Arm ci killa sempre. Non è che assorbi pugno più Acrobatics potrebbe essere la out. È un roll questo che arriva di Hammer Punch. Sto calcolando tutto a 31 per lui, ovviamente io invece sono giusto. Vai, è il momento. Mianxiao, ho bisogno di rollare. Crit, qualcosa. È un roll bassino. Non è neanche così male. Miss. È un roll. Ti prego. Bravo, Mianxiao. C'è la burn. C'è la burn. Non muore di burn. Bravo. Ora. Ha min rollato sta roba. Ora. Mi è sembrato un buon roll quello di Drain Punch. Acrobatics, ti prego. Non min rollare. No, Mianxiao. Miss. Miss. Incredibile. Incredibile! È incredibile! Ha missato! Soak, U-turn, rompi sturdi, dentro starmi e ho vinto. Retromarcia. Sturdi è rotto. Che item ha sta merda? Muscle Band, senti. No Brick Break. Ok, va bene. Starmi qui potrebbe essere tutto quanto. Ma almeno Retaliate non è una 140. Mamma mia, che call. No crit. No. Sì, Starmi! Cosa sta succedendo? Che cosa sta succedendo? Che call ho appena fatto? Che call ho appena fatto? Andiamo da Iris! Con 3 Pokémon! Porca troia, come ho fatto a farla Deathless? Come cazzo ho fatto a farla Deathless? Oh, avremmo sculato dei roll. Ma abbiamo visto tutto quanto, eh? Potevamo non giocarceli quei roll, invece li abbiamo visti. Abbiamo lottato fino alla fine. Intanto Mianxiao non deve missare calcio in volo turno 1. Buona fortuna, ragazzi. Sala del campione. Di fronte a ciò che rappresenta il drago originale, stiamo per affrontare la campionessa in uno dei, in una delle leghe Pokémon più incredibili. Se dovesse concludersi con una vittoria, sarebbe da ricordare, sia per la sfortuna che per il recupero. Wow! Quando parte questa hosta è sempre bello. Gente, comunque vada, è stato bello provarci. Queste sono le emozioni che regala una Nuzlocke. Hydreigon livello 61, mi ricordo che è un po' più basso. Mianxiao deve pigiare calcio in volo e non rovinare tutto. Non rovina. Hydreigon è giù, come da programma. Quell'1%, questa volta non ci ha tradito. Mianxiao sale al 61. Entra in campo Dradrigon.
per qualche assurdo e inspiegabile motivo. Moido Croc, cosa cazzo è sto Dradigon? Leggerà una kill. Qua penso che sia Dradigon, ha tanta difesa fisica, non viene giù di high jump. Non l'ho capita sta giocata. Probabilmente legge la kill di Dradigon. Outrage, ragazzi. Outrage, Dradigon legge la kill. Qua probabilmente è retromarcia into Aggron. E se è Outrage cerchiamo di portarcelo a casa. Se arriva Focus Blast abbiamo perso. Ma qua Dradigon dovrebbe fare tutto fuorché Focus Blast. Sì, hai jump kick, non shot mai. No! Focus Blast. Sei stupido se lo tiri, eh. Ok, questo anche life orb. E non subisce il danno. Ora c'è un piccolo problema, come noterete. So se ci avete fatto caso. Ah no, prende danno di life orb con Sheer Force. Oh sì, non è Sheer Force, non quell'altra. Io credo che qua fa troppo danno quell'outrage. Per poter sperare, lui credo che vada di Focus Blast, non lo so raga, non ne sarei sicuro. Se faccio Protect gli interrompo Outrage. Credo che lui debba fare Focus Blast su Aggron, a meno che non si confonda. Protect. Ok. No, non è safe se tappare su di lui. Detective Bonnie fa troppi danni. Dentro Starmy sperando che o la Confusion o che comunque vada di Focus Blast. Ok. Geloraggio a Bill Cintura dovrebbe essere kill. Bravo Starmy. Non so chi entra ma temo Axorus. Lapras, ok Thunder. Fulmine a Bill Cintura. Par, crit, qualcosa. Wow. Stop. Ancora fulmine. Ancora fulmine. Forse non legge la kill. Ok. Stop. Qua si cura Mian Shao ai jump kick. Giusto? Siamo d'accordo. Starmy rimane addormentato, va bene. Abbiamo alterna cura. Clamoroso. Mian Shao dentro. Curati, merda. Mian Shao, mi raccomando. Bravo. 3-0. Entra Aggron. Non ha sturdi. 4-0! Incredibile, tiene Archeops per ultimo. E allora qui è semplice. No switch. Mian Shao itta. Esce. Starmy alterna cura e sveglio. Starmy alterna cura e sveglio. Mian Shao itta. Poi Starmy kill Axorus. Davanti ad Archeops Aggron vince. Mian Shao non missa. Arriva il traggio. Mian Shao probabilmente muore qua. Bravo Mian Shao. Ora lui è loccato su oltraggio. Può ragionare addirittura Aggron fin da subito. Perché in caso poi Starmy può entrare senza una Flying Gem contro, senza Stone Edge. No. 5-1. E adesso Aggron contro Archeops. Protect. Arriva Pietra Taglio. Qualunque cosa succeda, anche se non lo shottassimo e non lo shottiamo, questo si attiva a sconforto e non killa Starmy. Mi dispiace non aver giocato il setup di Aggron, sarò sincero. Ma abbiamo vinto. Con una Iris che ha giocato completamente a caso. Non ho proprio capito. Archeops lo lascia per ultimo. Non so per quale ragione. Però era già successo. Penso che la CPU di Iris sia molto 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 strana. Ma signori, abbiamo vinto una delle leghe Pokémon più roller coaster di sempre.